Sono Lord Thane Alsorna, Alto Inquisitore della città fortezza di Trachis, erede di Nicandro il Niveo, portatore di Chrysagrimra sanguinaria. Gli elfi mi conoscono come Morgil e sono conosciuto nelle terre del sud come la giusta morte. E ci sono molti, molti altri nomi, nomi segreti che vengono sussurrati con labbra tremanti da coloro che giudico che preferireste non sapere. E allora, per quale cazzo di motivo la mia spada non mi obbedisce? Dovrei averla placata, dovrebbe essere nel mio controllo. E allora perché mi rema contro? Avevamo un vampiro da sconfiggere, una bestia immonda che avrei volentieri giudicato colpevole e che avrei punito. Ma la mia spada, la mia spada, Chrysagrim, non penso sia mia. Non me l'ha permesso. Ora ci stiamo dirigendo verso la fortezza di Page Reward. Ma questa cosa in qualche modo la devo risolvere. Sì, Alphonse, sì, questa è la ballata di Fumble, giusto? La sembra finire Sì, così. no, è. Stai iniziando a parlare da solo. Da solo, tu che in realtà. Noi lo sappiamo che non siamo da soli. Solo, nel senso, Non ti fa sentire un po' meglio, cioè ti fa mettere in No, ordine i sì, è pensieri? terapeutico. È terapeutico. D'accordo, è vero. E quello che state ascoltando è Fumble! Fumble! Now, il codice per Andare a prendere Urbanieros. Upselling! 3 minuti di cose e già ci sono i commercial. Sono Soldi! peggio di Mediaset. Però ci stava bene buttato così. Dateci i vostri soldi, bastardi. Oh mio Dio, Era cosa tanto che non lo dicevo. è successo a Manto? Ha un po' meno capelli, molta meno Però è follia, diventato più bello. ed è più bello e molto più Grazie. grosso. Da oggi iniziamo ad avere il nuovo giocatore. Benvenuto Gianni! Grazie. Gianni Now! Gianni Now! No, andate a mettere il codice! Se volete comprare una miniatura di Gianni che è grossa come me. Il cartonato non l'abbiamo ancora. Questa cosa sta cominciando a preoccuparmi. Il processo di cartonatura ha subito un Ma impaccio. non c'è Manto stasera, neanche da Aspetta. remoto. Esatto. E poi ti dico perché il cartonamento ha subito Un un ingrippo. ingrippamento. Ho iniziato a fare le miniature nostre. Anche Ah. no, non dei personaggi, Quindi sta tutta la sua rabbia sta sì. andata nelle Sta miniature. Hai confluendo creato dentro di degli te. Horcrux, praticamente. Esatto. Aia. Però non so se essere più spaventato dal mio processo di cartonatura O o dalle fatto sue miniature. dalle mie miniature, te le Sicuramente dico dalle tue miniature. io. Gianni è Yes. nuovo giocatore, ma non sostituisce tout court il buon Matteo. Ma se seguite QWERTY a fondo, sapete che Gianni non è proprio Il primo così che passa. nuovo, non è Esatto. proprio una pulzella Non nel ancora senso che vergine. QWERTY sta andando a fondo, Se la siamo metti così, precisi. Cioè, se esatto. seguite molto profondamente QWERTY, perché seguire QWERTY a fondo può suonare male. QWERTY non No. sta andando a fondo, e se sta andando a fondo, sta recuperando il relitto del Titanic, un artefatto di grande potenza. Ma soprattutto non stiamo andando a fondo, perché stiamo andando meglio Molto ogni mese che bene. passa. No, perché a Claudio giustamente si dice: guarda, questa rotta è piena di iceberg. Vabbè, facciamone un'altra allora. Esatto. Non è un Non problema. volevi del ghiaccio nel tuo martini. Smetti di rompere i Esatto. coglioni, E prova quanto il lo vedi bene. Claudio come il capitano che rimane ultimo sulla nave? Secondo me è il primo a scappare, gomitando vecchi e bambini. Non solo, facendo l'illusione che sono ancora lì sulla Esatto, esatto. cartonato del Esatto, capitano. il cartonato di Claudio serve a quello, cioè lo attacca al timone e rimane lì così. Io guarda il capitano Che che è coraggioso, l'ultimo a lasciare la esatto. nave. In realtà è già una scialuppa da solo, è partita, Esatto. piena di provviste Avete e donne. presente che in America, quando vogliono farti comportare bene, ti dicono: pensa cosa farebbe Gesù? Lui ha un manualetto che si intitola Cosa farebbe Zlatan? L'ho scritto io, tra Sì, l'altro. certo. E O Gesù, ho scritto. Con due O. Due O e la G. A parte queste puttanate, potete andare su fumblegdr.it a vedere le miniature. Ci sono anche le nostre miniature, quella di Gianni arriverà E non domani sono delle perché, puttanate. finché non è in puntata E io poi non se la metto sul muore. sito, esattamente. Giusto, Potete andare anche su fumblegdr.it/shop e usare il codice FumbleNow per Fumble comprare Now! Urban Heroes o per comprare le nostre magliette o per comprare i nostri cuscini, orologi, tende della doccia. Bambole gonfiabili. Se invece siete dei Probabilmente. fan di Gianni, Però col Fumble. e quindi lo conoscete bene come quel gioco perché lo ascoltate solamente perché c'è Gianni, come noi, che lo come facciamo solamente perché c'è noi, e Gianni. quindi vi piace come quel gioco, andate dai nostri amici di Urban Heroes perché adesso hanno anche un gioco da tavolo. Sì. Di Di
di cui c'è il Kickstarter in questo momento, che è già stato fondato. È già stato fondato, quindi adesso si va di stretch goal. E sono già al terzo stretch goal. Quindi sì, cagate i soldi, perché forte, poi anche io farò una donazione grossa a quel Kickstarter, perché voglio il gioco, perché faremo una puntata esclusiva di come è quel gioco. Sono bravi loro, sono dei ragazzetti industriosi. Sono molto bravi, meritano tutti i soldi che gli potete dare. E faremo la puntata a fine aprile. Peraltro sono i soldi che non potete dare, cioè nel senso sono, no scusa, è contrario, i soldi che gli potete dare sono quelli che vi avanzano dopo che li avete dati. E poi parliamo seriamente, visto che voi se ci date dei soldi di donazione in cambio non avete niente, se no! Non la... se non le nostre voci, ma no, che non abbiamo detto di non dirlo in trasmissione, Roberto. Lì invece, essendo Kickstarter, sei veramente pessimo. Sì, no, ho fatto master di Publitalia. Stiamo producendo centinaia di ore di podcast di qualità, perché la gente vuole la verità. Esatto. Se no non sarebbe Trump presidente degli Stati Uniti. La gente vuole la verità, ma tu non è che gliela devi dare così a cazzo di cane, cioè. Sì, ci vuole un filtro. Admentola canis. Esatto. E comunque mi avete fatto perdere il filo del discorso. Bene, che era un meglio. Gran bel torniamo filo. Torniamo a Fumble. No, era importante. No, ci sono delle altre cose importanti, perché siamo stati al Play e abbiamo fatto acquisti e regali. E adesso facciamo la rassegna delle cose a cui vorremmo giocare, ma a cui non giocheremo. Per i prossimi 12.000 anni. Perché non abbiamo tempo di giocare. Il primo è Mutants and Mastermind, che finalmente l'abbiamo ottenuto. E potremo spaccarci la testa. Quello dove tutti i fan della DC mi hanno odiato tantissimo. Tu hai giocato benissimo, secondo me. Sì, ma in realtà. Ma non da. Non per i fan della DC. Da fumetto della DC. No, vabbè, per amor di Cristo, però. Ma a me andava bene anche quello. Siamo peccatori. Viva il Signore. Esatto. Sono 320 pagine di. E tu dietro, Brigi. E ti fumetti. Esatto. Sono 320 pagine di talenti, vantaggi, effetti, arrei. Se non cogliete la citazione di classe, state leggendo Ortolani. Esatto. Perché vai la sul sito lo trovate tutto, quindi tanto. Questo, che si chiama Flash Escape, è un gioco molto strano, molto bizzarro, che mi ha colpito per l'illustrazione, che è bellissima. E perché gliel'hanno tirato. Quindi è tutto italiano, è fatto da un'unica persona ed è un gioco che sta interamente nello schermo del master. Grande. Bellissimo. Che è una cosa bellissima. Grande idea, sì. L'idea di base è: siete un clan in questo mondo tipo Shub-Niggurat, con robe che la terra rigurgita, che sono fatte di carne e ossa e non si sa bene cos'altro. Non esiste più l'acqua, si beve solo il sangue di questa poltiglia melmosa di carne. Sembra l'orrore di Berserk. Sembra stato sì. Sono andato milanese. Sì, è vero. In effetti colgo qualche scopo. Ciao a tutti quelli che ci ascoltano da San Donato. Esatto. Beh, ma saranno d'accordo, cioè nel senso. Assolutamente sì. Loro sono gli eroi. E l'idea è di far sopravvivere il clan recuperando cose in giro e costruendo gli attrezzi che si riesce con quello che c'è. Anche ossa, perché se dico ossa e carne sono deperibili. Esatto. Poi abbiamo Scintiara, che avete già sentito in quella puntata da 5 ore sì. Che abbiamo fatto, ne faremo sicuramente un'altra, anche perché ho già sentito Giovanni vuole tornare. Gran bello. Il manuale è venuto molto bene, noi abbiamo la mappa che però adesso è in un'altra stanza e non vi faremo vedere, ma l'avete già vista nell'altro podcast. E devo dire che il manuale è venuto bello. Molto molto bene, si legge bene ed è bello da tenere in mano, ti dà una bella sensazione. Quindi bravo Giovanni. E complimenti. Lo trovate in vendita adesso anche per chi non ha fatto il Kickstarter. Costa 55 euro la versione con la copertina rigida o 45 quello con la copertina morbida. Che a sto punto prendete la rigida, no? Se non ricordo male. Sì, senza dubbio. Assolutamente. Il hardcover è nettamente più bello. E dura di più? L'ultimo ed è più bello da tenere in mano. C'è qualcosa che non bacio. Ok, dicevi? Metallo. Ed è metallo. Ed è, lo so, scusate. Sì, qua manca molto. E l'ultimo è Seven Sea della Need Games, che è appena nata e il primo gioco che hanno buttato fuori è una chicca per gli occhi incredibile. Anche la meccanica è una cosa bellissima secondo me, che è, essendo un gioco di cappa e spada, più vieni ferito più diventi forte. Facebook funziona. Grazie. È bello che tu ogni volta lo provi, ogni volta ce lo ricordi. Ogni singola puntata lui fa partire l'audio della puntata. Fantastico. Grazie Roberto. Anche Seven Sea vale veramente la pena di comprarlo, anche questo sono 50 euro, 49,90 ed è bellissimo già solo da vedere, quindi se anche fosse solo per tenerlo aperto a una pagina a caso, cambiate ogni tanto sulla mensola, vale la pena.
andate a prenderlo appena. Molto bello. Quindi li giocheremo sì, il 22 ottobre del 3018. Quando esce Cyberpunk? Per esempio, quando esce Cyberpunk 2077? Il 22 ottobre. Il 14 ottobre. Che è lo stesso giorno, tra l'altro, devo prendere le ferie, perché è lo stesso giorno in cui esce Half-Life 3. Sì, esatto, giusto. Ma peraltro sono abbastanza nuovo Monkey Island. Nuovo Monkey Island. Esattamente a quello. Comunque ragazzi, ho capito qual è il piano della CD Projekt Red. Loro vogliono fare Cyberpunk 2077 e per loro deve essere un gioco ambientato nel passato. Deve essere un gioco fantasy, cioè nel senso esatto, tipo di un lontano passato, tipo. Beh, aspetta però, facciamo i seri e i pignoli. Sì. Quando è uscito Cyberpunk 2010? 2020. 2020, scusa, quando è uscito? Poco prima del 2020. Cioè nell'80 e qualcosa. Facciamo 80. No, era dopo. Regaliamogli alcuni anni, facciamo l'80. Sì, regaliamogli anni. O fine anni 80 o inizio. È ambientato 40 anni prima. Ah, il differenziale, sì. Quindi uscirà nel 2020. Quindi 2070, 2030. Sì. No, è 77? Sì. Quindi 2037. Tra 20 anni. Tac! Vedi? Io vi voglio veramente bene perché avete fatto The Witcher ed è probabilmente il mio gioco preferito nel totale, ok? Gran bel gioco The Witcher, gran bel gioco. Al contempo vi invito a riflettere su questa cosa. Perché avete preso Cyberpunk? Non dovevate farlo, è una follia, non uscirà mai. No, aspetta, non è assolutamente questo. Mi avete regalato una speranza, ok? C'erano 300 persone che lavoravano a The Witcher e 200 persone che lavoravano a Cyberpunk. Adesso le persone che lavoravano a The Witcher non stanno più lavorando a The Witcher. Hanno fatto uscire il gioco di Gwent, che penso che tipo 12 persone abbiano detto, vabbè, prendiamo quel pezzo. Pomeriggio. Esatto. Posso dirti una cosa però su The Witcher? Sì. Sai che ho letto l'intervista dell'autore? E lui odia The Witcher. Cazzi suoi, e tutto quello che hanno fatto è un demente, perché i libri sono scritti peggio del videogioco. Detto questo, queste 300 più 200 adesso staranno verosimilmente severo ma giusto. Che cazzo, io l'ho letto The Witcher, è bello. Sì, l'ho letto tutti anch'io, però non è scritto altrettanto bene. Il polacco in polacco peraltro, è per quello che forse non ci ho capito molto. Magari queste 500 persone stanno lavorando. Cioè, adesso sono 500 e stanno continuando ad assumere. Mettiamo che sono 600. Mm-hmm. 600 persone ci stanno lavorando da 3 anni. No. Stanno lavorando 100 persone perché le altre 500 sono in vacanza adesso. È probabilmente così. Anche perché la mia osservazione è che 500 persone in 3 anni popolano una cazzo di isola. Ne lo fate uscire questo gioco? Sì o no? Sono in vacanza a popolare l'isola. Se sviluppi un gioco non scopi, è quello il problema. Quindi però, vista l'attenzione per i dettagli che hanno quelli di quella società, il punto è questo: magari loro ne hanno già fatti uscire 15, ma non gli piacevano, li hanno scartati. È possibile. Beh, loro hanno detto che sarà... Quindi 2077 meno 15 all'inizio era Cyberpunk 2062. Infatti il primo trailer era 2062, se stai attento si vede che è photoshoppato. Ok. Photoshoppato male, perché ci ha messo soltanto 50 persone per seguire. Secondo me fanno questi giochi che ti mandano l'adesivo e stanno facendo una pila di adesivi che si alza con il numero. Ah, che belli i giochi da tavolo dove ti mandano gli adesivi. Ah, abbiamo sbagliato 6 volte, sono 6 adesivi da giocare uno sopra l'altro. Ma come? Vabbè, se succede così. Benito. Comunque, l'ultima volta eravate in procinto di arrivare alla reggia di Page Reward. Sì, abbiamo picchiato la ricompensa della pagina. E dello sparviero, scusate, sì. E in lontananza l'avevate già vista, avevate visto che era costruito su questo altopiano, collina, distrutto da un qualche terremoto. Sapete che si può entrare probabilmente dalle fondamenta, ma che non sapete esattamente che cosa ci sia dentro, sicuramente qualche cosa di potenzialmente pericoloso. Oppure potete tentare l'arrampicata. Sappiamo anche che è pericolante il posto. Ci eravamo informati, non mi ricordo in che modo. E quindi sappiamo che è facile cadere e fare... Per non più uno a tre stat. Sì, al quarto livello. No, com'era? Sì, l'hai messo? Io ho messo più uno a due stat. A tre stat? Allora è giusto. No, a tutti. Tutti. Scusa, avevo capito a tutte le stat. Ho detto, allora io ho alzate soltanto meno. No. Ok. Ci ho provato. Il palazzo è là davanti a voi. In linea d'aria sarà meno di un chilometro. Il problema è come volete arrivarci. Io personalmente eviterei la scalata. Anzi, non è vero. Questa scalata è tipo... quanto mi sembra possa essere impervia difficile? Allora, Urchin lo puoi usare come background perché comunque ti sei abituato a scalare palazzi e cose simili. Saggezza o intelligenza?
Fai saggezza perché è più una questione di 11 e 9 in tutto. 11 e 9 in tutto fa 20. Grande. Bravo. Allora. Non è impossibile. L'unico che potrebbe avere dei problemi è Fitz, perché ti rendi conto che da un pezzo all'altro gli appigli sono abbastanza distanti. Quindi Fitz potrebbe avere dei problemi, ma non metti nemmeno in dubbio che Fitz possa essere in grado, secondo te, di crearsi degli appigli spaccando la roccia con i fulmini. È vero. E ti gira a vedere Fitz e non c'è. Ci siamo persi. C'è Wilbert Emberwind al suo posto. Eh? L'altro, io sto andando avanti, lo gnomo falle di tutto. Sì, quello cosa stai per chiedermi? Allora rispondimi, no? Ti pare? Sì, Fitz non c'è, ma è più avanti. Ha mandato me. Ha mandato tu eri sparito. Cosa vuol dire ha mandato te? Tu non ci sei stato. Ma hai detto di essere succinto, io sono succinto. Mi ha mandato e è più avanti. Ho detto di rispondere, non di essere succinto. Te l'avrò detto in un altro dei tuoi sogni. Ma ci muoviamo? Possibile? E poi guardo, vedo che c'è un'altra persona bassa. Metto la mano. Io gli faccio così con le mani, come dire. Meglio. Al! Ciao! Guardo lui, mi guardo intorno, non vedo Fitz. No. Mi giro e continuo ad andare dritto. Alma, non ha mangiato Fitz? Dov'è Fitz? Non ho mangiato nessuno, anzi ho anche abbastanza fame perché è la 18ª volta che facciamo questa conversazione oggi. Se ti fermi a parlare con lui, ci mettiamo 6 giorni, potete parlare mentre camminate. Sì, hai ragione. È nel palazzo, vi sta aspettando. Almeno dovrebbe. E mentre, mi avvio, penso, se è la 18ª volta che abbiamo questa conversazione, vuol dire che nelle 18 precedenti l'ho ammazzato. Interessante. E sei morto. Infatti vedi che si sta tenendo un filo lontano da te. Più di quanto si teneva prima. Sta bene? Credo. L'ultima volta che l'ho visto, sì. Ma cosa, perché è sparito tutto un tratto, allora? A me lo chiedi. Hai detto che... Ti ha detto cos'è che mi ha mandato lui, non so perché è sparito. Ti ha mandato lui? Sì. Come stava quando ti ha mandato da qua? Bene. Penso che sia il massimo che otterremo da questo pazzo furioso. Perché con noi? Perché? Perché ce l'ha mandato l'altro pazzo furioso. Le vie di Fitz sono infinite, lo sai. Senti, tutto un tratto mi è venuta voglia di tentare la sorte scalando questa strada. Pensavo suicidio. E in qualche modo, diciamo, che se cado probabilmente succederà qualcosa di simile. Ma non so come mai, ho una spinta. Ah sì, non mettere il piede lì però. Sulla tua faccia? No, dove no, lì? Sulla mia faccia va benissimo. Ti indica un punto di una roccia che sembra solidissimo. Ci saresti andato dritto, sicuro. È a una 12ina di metri d'altezza. Tu non è che mi stai giocando un tiro mancino, mi stai facendo fare una strada più difficile soltanto per il gusto di vedermela fare, è vero? Sai che se tu ricominci questa giornata la ricomincio anch'io? Andiamo, va. Non sono contento di rivedervi tutte le volte, 20 volte al giorno, finché non arrivate al punto in cui dovete arrivare. A me ne basta una, pensa te. E mi provo, anzi non è vero, prima di mettermi a scalare, passiamo da qua o facciamo il giro più lungo? Io guardo, alzo lo sguardo per guardare la salita. Non è impossibile, ma è impegnativa. È una arrampicata? Una via di mezzo tra una passeggiata in molto declino e arrampicata? Esatto. Diciamo che è una ferrata. Se scivoli rischi di spaccarti il collo. Però non è proprio l'arrampicata al sport estremo in cui sei che devi rimanere attaccato per le mani. Okay. Facciamo il giro. Abbiamo fretta? Beh, non sappiamo dove è Fitz. Ma se ha mandato lui sarà a posto. Quando lo ha mandato. E poi ti stai preoccupando così. Era 18 giorni fa. Non continua so. Magari. Che ne so, magari è il dio dei messaggi. No. Sono sicuro. O il dio dei messaggeri fastidiosi. Sono sicuro che non è neanche quello. Io comincio a essere. O il dio del fastidio. Ci ho pensato. Ma dio non della confusione. Quello. Penso di essere io quello. Penso che sia lui quello. Non della confusione, del fastidio. L'ho già detto io. Ma? Ma in uno scontro tra te e l'arcimago, chi mi avvierebbe? Mi avvio. L'arcimago? E lo guardo appoggiandomi proprio da nerd, tipo tra Hulk e Superman. Vincerebbe l'arcimago, io però poi sarei ancora vivo. E si sente, mentre te si sta avviando, lontano si sente che porbotta, che culo. E facciamo la strada lunga. Va bene, non è un problema.
Tirate un generico dado da 20, allora. Tirate un generico dado da 20. Qual è un generico? No, un generico questo da 20. Questo è molto generico. A testa. Bianco, questo generico. Ah, a testa. Ah, a testa, ok. Vabbè, quando ha finito di tirare il mio generico dado da 20? 6. Che ho fatto 6. Io tiro il mio generico dado da 20 e faccio 19. Vediamo. Tira Wilfred il suo generico dado da 20? Che è Wilbert. 14. Ah, per questo tiro è Wilfred. Comunque è di Magic. Questa comunque passate al pettine del deserto, è un pettine. Abbiamo trovato un cazzo, esatto. È quello. Okay. Un bel nulla, signore. Seguite la strada, quella che una volta era una strada e che ormai è un sentiero acciottolato con dei detriti che sono crollati sul sentiero. Però è un sentiero abbastanza tranquillo e riuscite anche a vedere che passando da dove ci sarebbe stata l'arrampicata, a un certo punto c'era una caverna dove Wilbert vi indica: ecco lì, siete morti 4 volte, io vi ho detto 4 volte di non passare, siete passati 4 volte da lì, ma voi vi intestardite. Will, posso chiamarti Will? Sì, una domanda così, se non è un problema, sentiamo se l'hai già fatta, perché credo di sì. Poi se è un problema lascia perdere, ma anche se l'ho fatta preferirei che tu mi rispondessi, perché non me la ricordo io come, certo, come funziona, no? Chiaro, mi sembra tutto tranquillo. Perché quando succede una cosa del genere non ci avvisi magari, non lo so, 10 minuti prima? Perché delle volte mi dimentico. Ok, potresti fare un grande sforzo per ricordartelo la prossima volta? Ok, allora, aspetta, c'era qualcos'altro che vi dovevo dire? Bravo, vedi che capisci al volo, si vede. Dovresti essere anche il dio dell'intelligenza. Ok, sì, l'ho ricordato. Quando arrivate su c'è un tizio grosso verde incazzato che è vostro amico, ma voi non lo sapete. Ok, e si rivela nostro amico dopo? Sì. Solo non cercate di uccidervi, perché potrebbe vincere lui o potreste vincere voi. Di ucciderlo? Uccidervi a vicenda. Ah, fra di... sì, ok. L'un l'altro. Va bene. Transitivo. Okay. Non ci sono altri posti dove siamo morti 15 volte. Vabbè, siete scivolati più volte contro quella roccia. Quanto ho di intelligenza? No, 12. Altrimenti rispondi butto solo, è andata, sarà transitiva, non me lo dici. Va bene, perfetto, sei stato un tesoro. Senza le tue informazioni non so come abbiamo fatto a sopravvivere questa 19ª volta. Mi manca giocare a Cato, che era sanguinario, ma buono e stupido. Sto giocando qualcuno di mediamente intelligente, cosa che mi mette in difficoltà perché io non lo sono, e stronzo, e questa cosa mi... Credo comunque che questa sia stato proprio ottimo trovarti qui. Vedi, cioè, ad esempio, mentre andiamo, ci ha spiegato che lì siamo morti, ci fosse stato Fitz, magari non poteva dircelo. È tutto molto utile, cerco ogni tanto di continuare a domandare ricordi niente qui avanti, mentre saliamo. E arrivate alle porte della Rocca dello Sparviero. Chiamarle porte è un modo molto gentile per nominare queste due assi di legno penzolanti dai cardini. Ben tenuta, bravo Page Reward, vedo che hai fatto un lavoro di ristrutturazione proprio incredibile. Ah sì, Page Reward, giusto. Lui dobbiamo trovare. Ma a proposito, sì, dato che hai già visto queste cose una miriade di volte, mm-hmm, dentro ci sono mostri orribili e funesti? No, neanche uno. Beh, uno, ma è vostro amico. Va bene. E che ci fa lui qui? Vabbè, lo chiederò a lui. Va bene, d'accordo. Perché sto parlando con te? Posso rispondere se vuoi. Sì, ma preferisco... non lo so. Io mi piace prendermi qualche rischio e poi sarebbe brutto, se me lo dicesse lui, fare finta di non saperlo, cosa che non so fare, quindi sarei maleducato e poi lui potrebbe incazzarsi, preferisco chiederlo a lui. Ottima scelta, non farlo incazzare. Non ne ho nessuna intenzione, oddio, dipende. Comunque avete ancora il nano? Certo che abbiamo il nano. Io ho il nano, chi ce l'aveva il nano? Tu o io? Ah, la domanda del fodero. No, aspetta. Il nano quasi sicuro. Qua non c'è. Scatola nano. Bravo, meno male. No, mi ricordo. Hai imparato. Fool me once, shame on you. Sì, ma poi in particolare, cioè lui in via precauzionale ha scritto nell'equipaggiamento tutto il Garzanti, tutto. Scatola nano, sono semplicemente due lemmi che lui ha messo. Non c'è scritto nano su questa scheda dietro, dai. Minchia, io devo... Ok, mi sono appena ricordato... Il problema è trovare le cose, tipo adesso io ho detto dove guardo per vedere se ho il nano. Io...
Io devo andare a riascoltarmi la puntata in cui abbiamo letto l'equipaggiamento di... Oh cazzo, come si chiamava? Il tuo mago di oh, porca puttana, Dragon, Dragon Age. Age. Quello che sia l'accattone. L'Order. L'Order. A un certo punto abbiamo... cominciato era abbiamo, sempre Al come abbiamo male? Letto era la puntata dopo che avevamo trovato il carico di sete preziose, di tessuti preziosi, e abbiamo letto il tuo equipaggiamento ed è stato uno dei momenti più esilaranti della mia vita. Era bellissimo, era scritto in ogni direzione, in ogni, sembrava la stella del caos e c'erano parole completamente a caso. Sì, vabbè, invece adesso è diventato ordinato. Eh certo. E che bravo ragazzo. È la 75esima volta. Io ho un Ucus Berskor o un Ulus Berskor o un Berserk. Ma ce l'hai? Ma ce l'ho. È scritto dai copiamenti, quindi ce l'hai. Allora, io comunque non era Al, è uno dei pochi personaggi che non si chiamavano Al. Si chiamava. Locklear. Attivo i miei sensi di ragno, di sì. Ragno, non prendo in culo e mi muovo con un minimo di cautela perché non so quanto, perché dato che è un halfling, almeno un po' lo sarà, quanto pazzo sia Pager World. Quindi non so se ha messo delle tagliole per orsi così, perché gli sembrava carino farlo per gli ospiti. E proseguo verso la porta, al mio solito, cercando trappole. Ho cercato trappole, ho anche in realtà pericoli. Voglio evitare di mettere un piede in fallo. Aha. E malto mi manca, sto facendo un sacco di metallo. 7 più... 6 più 3, 7 più 9, 16. No, in realtà ti sembra che la parte intorno alla porta sia stata sistemata apposta per sembrare rotta senza esserlo. Ma dai. Io invece voglio parlare con lui mentre saliamo per provare, con cercando di attirarlo un po' nel racconto, eccetera, di farmi raccontare una delle volte che è andata peggio nelle 18. Ok. Per la prepararmi. Volta... Tanto bene, canta storie. 8, 13, 22. La volta che è andata peggio è stata quando lui non è proprio venuto da voi, perché si era perso in un antro oscuro sbagliando strada. Vi ha trovato alla sera, una volta che è riuscito a uscire da questo cunicolo. Aveva perso tutti i vestiti perché si erano strappati lungo le rocce, si era rotto un piede e voi eravate tutti e due, perché Fizz non c'era. Fizz non c'era. Ripul che vi sta seguendo adesso non si riusciva a trovare, e voi due vi eravate uccisi l'un l'altro senza sapere come o perché. Tu avevi piantato la falce nel collo a Teine e Chris Green ti spuntava da dietro. Beh, un bel giorno. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Forse poteva piovere. Esatto. Arrivate all'interno di... Sì, apro la porta. Della rocca, e vedete che l'interno della rocca è tenuto perfettamente bene. Quello che da fuori sembra tutto distrutto e a pezzi, dentro è un palazzo pulito, senza muri cadenti e crollati, il soffitto è a posto, anche da dove da fuori vi sembrava che non ci fosse più un muro perché doveva essere crollato, dentro vedete che è perfettamente integro. Beh, si è andato molto da fare per fare questa roba. Così pare, quindi non ci sono mostri, Lord... Vabbè, uno, cioè, ve lo ripeto. Ma sì, d'accordo, però hai detto che un amico, quindi Lord Taynar Sorna della Grigia Accademia è qui per consegnare un ospite a Page Reward. Io guardo male la spada di Tayn. Ok, vedi che Wilbert corre un po' avanti, si gira verso di voi, si sistema il ciuffo e vi fa: piacere, sono Page Reward. Ma io ti ammazzo. Io te lo dico, io... Lascio cadere il libro che stavo prendendo appunti su quello che c'era in giro. Mi esco e ti sento solo dall'altra parte, ti sente solo. Vi domanderete perché abbia fatto tutta questa manfrina. E torno dentro. Con un grosso livido rosso sulla fronte. Dovevo essere sicuro che foste dalla parte giusta. Siete dalla parte giusta. Se potete consegnarmi. Hai cambiato accento? Sì. Non è neanche il mio vero aspetto questo. È un aspetto che prendo a prestito ogni tanto quando questa semplice creatura si avvicina. Fizz sta bene? Fizz sta bene. Mm. Beh. Aspetta. Ma è Wilbert. Che... Infatti! Ci hai preso per il culo fino adesso. No, non no, sappiamo. Wilbert è una creatura che io uso quando è... Ma ci ha salvato la vita un paio di volte. E allora?
magari è strumentale, anche io non ammazzo quelli che torturo, sì, perché mi devono dire delle cose. Ma di solito se qualcuno mi sa, sì, ma vedi, la differenza è che se qualcuno mi tortura, magari cerco di dargli la cosa sbagliata. Questa... Se qualcuno mi salva la vita... Mentre ti salva la vita, a me, mentre mi salvava la vita, mi stava torturando. Emotivamente, proprio. Con la rottura di coglioni. Tu! L'unico motivo per non consegnargli questa cosa è che fosse il suo salvataggio della nostra vita fosse dipendente dal fatto che l'ha causato lui il pericolo. Chi ti dice che è Page Reward? Ma chi se ne frega che è Page Reward? Gliel'avrei data a Wilfred comunque. No. Ma guarda che bello. Hai una missione, porca di quella grandissima puttana. Assicurati che lui sia il mandante. Chi lo sa se è lui? E soprattutto, dove stradiavolo è il nostro compagno? Perché non c'è? Ci sta inculando? Ma è Wilfred! Wilbert. E poi non è il mio nome Wilbert. Wilbert è solo il corpo di questa creatura che uso delle volte. Ma è quello che conosciamo noi. Quando ci siamo incontrati la prima volta? 11, 6, 6, 7, adesso? 9, 10, 11, 12, 13. No, no. Quando abbiamo incontrato Wilfred la prima volta? Boh, giorni e settimane fa. 24. Ma cosa è successo? Era stata attaccata all'Accademia da quello che mi ha detto. Conta un 24 di Inquisitore, perché io non mi fido. Ma non perché... Cioè, non mi fido perché non... Perché non me ne ha dato nessun motivo. Ma cioè, quindi tu non sei Wilbert che tiro dietro la scatola? No, il mio nome è Page Reward. E perché hai la faccia di Wilbert? Perché è una creatura che uso per manifestarmi quando sono troppo lontano da manifestarmi. Quindi l'hai già usata per parlare con noi e salvarci quella volta? No, non con voi. Aspetta un attimo. Ma poi? Wilbert ha parlato con voi. Io non ho mai parlato con voi. Ho parlato con altri membri della Grigia Accademia, compreso la mia guardia del corpo. Anzi, scusa, ma fisicamente se puoi entrare, sì. Okay. Qualcosa che certifichi che tu sia Page Reward, ce l'avrai. Ma non mi interessa questo, voglio sapere, dice di essere Wilbert, ma non ci ha mai incontrato prima. Sentite dei passi pesanti che si avvicinano. Apre una porta, questa creatura. E dalla porta entra. Un'altra persona, ancora più casino. Io no persona, io no umano. È almeno una manciata di persone. È alto almeno un 45-50 centimetri più di te. Porca troia. Più di te. Più di me. Più di te. Di me. Ti descrivi, por favor? Cioè, cosa vedo? Vedi un enorme orco, spallacci, monotreccia che okay. Parte dal centro della testa e va giù, cicatrici assortite. Muscoloso ma non troppo, cioè non troppo definito, anche un po' pesante. Sì, 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 tu dici un bel po'. Ho capito. Esatto. Capito. Oh. Zanna fuori dalle labbra. Zanna. Un orco, è tanto che non ne incontro uno. E inizio a fare la prima strofa del tributo di Struggigola del re degli orchi, che io ce l'ho come ballata. Che è tipo una specie di canto, come si chiamano? Tibetan throat singing, sì. Mischiato con tanta raucedine. Io mi guardo. E tu capisci il pezzo che dice: benvenuti, viva tutti gli orchi, oggi ci ciberemo del sangue e delle carni dei nostri avversari. Io mi guardo attorno. Voi mi vedete che comincio a parlare con una sorta di pupazzo. Loro no, nani. Loro no, nani. Io posso accettare anche insulti, re degli orchi. Io guardo per terra e dico: dove cazzo sono finito? Cosa è successo? Cioè, anche si è rincoglionito. Comunque, amico grosso. Amico da stabilire. Conoscente che potrebbe diventare amico grosso. Beh, colleghi sicuramente. Possiamo un secondo risolvere questa cosa? Io prima controllo che voi no, nani. Mi avvicino e comincio a tastare se le vostre gambe sono lunghe di quello che sembra. Quando e stai, le vostre braccia sono se per caso ti capita di avvicinare la mano all'estero di Chris, che ti faccio no, quella è meglio di no, per te. Ah, io non volevo spada per sfigati. Meglio per te, vivo tu. Stessa cosa con Ali. Orecchie a punta, difficile. Io ho visto nani fare di tutto, loro creature infide, schifo. Questo nostro... No, aspetta, io non ho capito una cosa. Lui come si Tain. Chiama? E indico Page. Dammi l'intelligenza del crociato.
Siamo a posto. Stiamo meglio del cazzo. Come ma l'astuzia e la tattica del crociato ci serve in questo momento per capire... Questo può aiutare meglio. Quindi... Okay. Che c'è? Lui ha detto che ogni tanto usa Wilfred per parlarci a distanza. Per parlare a distanza. Per parlare a distanza. Non ma non si ricorda di aver parlato con noi, ma noi abbiamo incontrato Wilfred. Wilbert. Allora. Wilbert. Questa storia di cui io... Come fai a non ricordarti di aver parlato ma con perché noi? Hai cap... Allora. Perdonate. Aspetta. Certo. L'inquisitore è lei. Hai presente quando... ci sono delle creature che possono fottere la testa delle persone e fargli fare quello che più gli aggrada. Ma costa un sacco. E deve andare, è anche illegale in meno tre regioni. Ok, evidentemente lui non è... ha dei soldi da spendere, guarda il qua. Il costo non è un problema. Ok, cosa succede? Capo, succede uccide che... o aspetta? Aspetta. Per ora aspetta. Succede che il fatto che tu usi un tramite per comunicare con qualcuno non significa che quel qualcuno non possa farsi i cazzi suoi quando tu non lo usi come tramite. Quindi Wilbert avrà parlato con noi in quanto Wilbert, lui invece avrà usato... Ma quindi c'è Wilbert? Si sarà impossessato. Certo! E perché tu hai la stessa forma? Perché sto usando il suo corpo per comunicare con voi. Mi sembra un concetto molto base. Capì? Ah, quindi non sei qui? Ora. Tu no. Che parli. Ora. No, non sono qui realmente. E allora non c'è Page the World, non possiamo consegnare niente. Ora, tu, appunto, quello che ti stavo chiedendo... È legge era, base, scusa. Senza, deve lasciare una firmetta. Non me ne voglia male, signor Reward. Sì? Ma lei, che si sta dimostrando abbastanza cacasotto da usare una guardia del corpo quando neanche sta usando il suo corpo. È un vostro collega, in realtà. Ah, anche tu. Hai studiato all'Accademia, non mi sembra di averti visto lì. Io non ho studiato, non serve studiare. Immaginavo. Ne sono stupito. Se no si fanno canzoni schifo come quella tu prima. Beh, quella canzone in realtà ha ricevuto elogi in quasi tutti i clan orcheschi. Tranne il mio. Non è vero, che clan sei? Perché te lo dovrei dire? Provo a guardarlo. Ha coniugato! Provo a guardarlo e a osservarlo bene, perché quando vai in ira diventa intelligente. Un bravo bardo, dalla fisionomia, l'accento e da quello che è equipaggiato, può capire il clan da cui arriva. 20, no. Però, int. Sì. 13, 18. Ok. Com'è che si chiama il tuo clan? Io bronzo. Così impari a rompermi i coglioni. Le bambole di pezzo. Perché è ciò che sembrano i tuoi nemici dopo che li avete saccagnati di botte. È bello, no? Ci sta. Non mi dispiace. Lo so perché stavi parlando con una bambolina. Ci sta. È del clan delle bambole di pezza, che è un clan estinto, da quel che ti ricordi. Okay. Tu, secondo me, sei del clan... Tu la devi smette di parlare! Ma parla la tua lingua, io parlo mia lingua. Ok, nervosetto. Sempre nervoso, nani in giro. Mi sta simpatico. Allora, okay. E io ho fame. Sì, è vero, il tuo clan non ha mai ascoltato le mie ballate, anche perché il tuo clan non esiste più. Vedi, però, le due cose potrebbero essere correlate. Se tu li trovi e li ammazzi e li divori... Tu come fai a girare con uno fastidio? Me lo sto chiedendo anche l'ultimo io, da tanto, orco tanto del tempo. Suo clan. Ho incontrato l'ultimo orco del suo clan e inizio a scriverlo. Che culo, Shining. L'ultimo orco del suo clan. L'ultimo orco. Per ricordarmi di approfondire la cosa. Stavo dicendo, signor Reward. Si figuri. Mi sembra che lei sia una persona che pianifica molto bene i passi che compie. Sì. E mica questo... Tanto. E questo... Legalmente non possiamo consegnargli la scatola, non è Page the World. Ma no, hai detto che sia nel suo interesse consegnargli la scatola e non gliela consegneremo. Soprattutto se non ci aiuti a ritrovare Fitz. Perché Giusto. Il fatto che tu mi abbia detto che Fitz è altrove... Anzi, non me l'hai detto tu, che quel demente del nostro amico visionario ce l'abbia detto, ma che lui sia sparito proprio vicino alla tua villa, e Magione, non mi fa pensare niente di buono. Ci terrei, se posso, a questo punto a esplicare due cose. Bene. Punto primo, la scatola che avete è l'unico modo che avete per assicurarmi che Page Reward sia Page Reward. Perché quando verrà consegnata Page Reward, che cosa succede? Si disattiverà l'incantesimo. Esatto. Ma se... non dovrebbe funzionare così, perché tu non sei Page Reward. Questo perché voi pensate che un corpo sia la persona, ma lo spirito è una persona.
Una volta ho visto certamente, ma la possessione è una cosa terribile. Non sto possedendo nessuno. Una volta ho sentito una storia che mi è stata narrata, riferita proprio al fatto che il corpo e lo spirito non sono la stessa cosa, che uno spirito può essere abitato in un corpo, mi è piaciuta moltissimo. Poi, a tempo dopo, l'ho sentita raccontata di nuovo, in una maniera un po' diversa, e aveva perso tutto il senso. Una tristezza allucinante. Un po' come in Elfico, tipo a Ghost in the Shell. Quella roba lì, una cosa veramente triste. Detto questo, posso arrivare al secondo punto? Detto questo, dov'è lo spirito di Wilbert? Se mi lasciate finire il secondo punto, penso che risponderà alla vostra domanda e alla domanda precedente. Ok, però poi ne ho un'altra. Quando prego, vai. Non è tanto una questione di dove, ma una questione di quando. Esattamente come il vostro amico Fitz, che si trova in questa stanza, ma non in questo momento. Che vuol dire che non si trova in questa stanza, perché in questo momento si trova altrove. Perché voi pensate al tempo. Non penso che questo regga in un'aula di tribunale. Non sono io a doverlo far reggere, dato che è il vostro amico ad essere la reincarnazione di un dio del tempo. A latino c'eravamo arrivati. Tutti pazzi. Ma che figata! C'è Fitz. Tutti pazzi. Che palle! Pazzi. Ma pensa che bello che è così piccolo. Cosa? Posso guardare? Cioè, nel senso, no, io non mi avvicino. Do semplicemente un'occhiata più attenta. Inquisitoria. No, non è vero. Do un'occhiata più attenta a che cosa stradiavolo ha in mano. È una sorta di action figure ante litteram stile orco. Ok. Io appunto ho lanciato un'occhiata all'orco riguardo Paige e gli chiedo: per caso, quando noi ti consegniamo quello che ti dobbiamo consegnare? Sì. Ed è questa la domanda che mi interessa in questo preciso momento, che mi interessa. Mm-hmm. Tu per caso abiterai quel corpo? Sì. Guardo l'orco di nuovo. Proprio quel corpo? Bella scelta, sì, per una guardia del corpo. Non vi preoccupate, fa tutto parte del piano. So che cosa ho fatto. So chi sono andato a cercare. Non l'ho cercato per caso. Noi non ci siamo presentati. Tane Broxner. Bel nome forte, Broxner. Quasi simile a Broxigar, un famoso orco che ha combattuto nella guerra del Pozzo di Luce, però... Io, cacciatore di nani. Hanno le gambe corte, si inseguono facili. Che è il motivo per cui è stato scelto? Perché? Noi siamo in missione per conto dell'Arcimago. Sì. Io faccio parte di Grigia Accademia. Non credo tu abbia passato la missione. Perché? Oh. Perché non dovrebbe? Perché non dovrebbe aver passato la missione? Tu non sa tutto di Grigia Accademia. Io faccio parte di unità di Grigia Accademia. Tu non conosci. Provo a vedere se so qualcosa di unità. Guarda, illiterate della Grigia Accademia. Beh, io lo guardo per vedere se sta mentendo. La sorella sta due volte già le vene nei miei occhi si stanno iniettando. Gianni gli sta facendo uno sguardo da 3 di 6, ve lo dico. Le vene hanno delle vene, ti dico solo questo. Allora, io faccio in realtà 11-17. Però voglio leggere il suo sguardo, e anzi, voglio provare a intimidirlo con lo sguardo. Ok. Fai anche tu una bella prova di... Che background era che avevi? Cazzo. Cacciatore di nani? Wrestler? Clan Champion, Bodyguard e Wrestler. Ok. Vai di Clan Champion, aggiungici il carisma. Allora, dunque, carisma 13, questo l'ultimo, più 5, quindi 17, più Clan Champion 19. Ah, non tiri? Ah, hai tirato? Ho tirato 12. Ai ai! 33. Beh, bardo, carisma. No, perché in realtà, questa qua è usando Cantastorie, quindi in realtà perché mi metto in una posizione tale che io so che gli orchi hanno una certa difficoltà a incrociare un po' lo sguardo, e quindi mi metto in una posizione che gli iniziano a fare male gli occhi, e quindi deve distogliere lo sguardo, ma solo perché gli fa male gli occhi. Io ricordo. E non sta mentendo. Ok. Non la conoscevo. Qual è la tua missione qua? La nostra è portare un qualcosa a Page Reward.
che non è qui. La sua missione era aspettare. Lascia parlare il collega. Din. Chi è che sta pagando il collega? Chi è che sta pagando il collega? Din. E allora pazzi. Quello che occupa corpo di Halfling. Din, ma quindi allora... prima era Wilbert? Sì. Ah, è per quello che è meno fastidioso adesso. Ho capito. Pensavo stesso, cioè, tipo, sai, quando il cattivo arriva nella sala e dice: ah, pensavate che fossi. No, in realtà era tutto un trucco. Allora, se comincio a essere io quello che ci capisce qualcosa, qua siamo veramente nella merda. Riprenditi, ti prego. L'ha detto che Wilbert però è un dio della confusione. Potrei essere sotto il suo effetto. Wilbert ha detto che era un dio della confusione. Io non ho mai profetizzato. Ehi, tu, elfo! Stesso cavallo? Selvaggio, per piacere, perché gli elfi sono una brutta razza, quasi quanti nani. Quello che vuoi. Stesso cavallo? Cambia cavaliere! È incredibile come questa creatura sia più intelligente di voi. Io l'ho capito da mo. Infatti era non vedo motivo per... Ma se io mi porto dietro il mio cavallo, voglio che rimanga quel cavallo. Con anche lo stesso cavaliere. No, lui cambia cavaliere. Perché lui cambia... sella e cambia. Ma io ho bisogno qui dell'impronta dello zoccolo del cavallo. Ma non necessariamente, ma a te non serve impronta mano, a te serve altra impronta. Questo dice mio mandato. Questo dice anche la magia dello scrigno, ma non dice le leggi dell'accademia. Noi stiamo lavorando per l'arcimago, è importante la forma. Se tu prova, roba avviene, io spacca nano, tutti casa. C'è sta. Lo dicevano al mio paese. Sì, ma così risolviamo la faccenda magica. Io del penso. Un secondo, intanto vedi che... Non la faccenda legale. Page fa cenno a te di avvicinarsi mentre sì. Questi... Io mi avvicino. Raggio, perché vedi, qua c'è scritto che devi consegnarlo di persona... Ah, braga, tu ricorda, ricorda, dopo nani finiti nani comincia Elfi selvaggio. Comincia. No, perché gli giro davanti cercando di fargli leggere? Quella statua sì. Che possedete è sì. Legata al vostro amico Fizio. Il punto, e voglio essere completamente trasparente con voi, ma dato che posso essere solo con voi perché gli altri non mi sembrano in grado di comprendere questo fatto fondamentale. Dovete ascoltare dell'orco di Fizio. Non funziona sì. Così la legge. L'orco serve perché quella statua quasi indistruttibile, infatti avrete notato che nonostante i vostri combattimenti non si è fatta nemmeno una scheggetta, sì. Deve essere infranta da qualche cosa e credo che solo un essere abbastanza forte e abbastanza dotato di odio verso i nani sia in grado di distruggerlo. Quando verrà distrutto inizierà la vostra vera missione, per cui ho questo documento che teneva Wilbert da parte mia. Lo prendo, lo leggo. Ah, il sigillo dell'arcimago. Ok. Ah, ok. Allora. Io? 20 di dado. Ed è il sigillo autentico. Allora, quello che voglio sapere... Ok. Con questo... 20, sai che è il sigillo autentico più... Più conosco, perché mi sono rotto le palle, la singola istanza legale che dimostra crea precedente per... dando motivo a lui di trovare pace, che crea il precedente affinché una cosa possa essere consegnata a una persona che è in spirito ma non nella sua versione fisica senza problemi per legge della Grecia Accademia. Come fai? La puoi sapere a mente ma non hai il libro? Io ce l'ho io il libro. Ti dico, mi volto, ti dico E no, non funziona. Non funziona così. Pagina 193. Quando quando l'antico Slupatar è stato tramutato da un nano a una piovra gigante, l'unica cosa che lo poteva salvare era il ciondolo che gli doveva essere portato e gli è stato consegnato in quanto piovra gigante. Quindi la forma vince su, cioè quindi lo spirito vince sulla forma. Effettivamente la storia riportata è questa. Nani brutti, ma si complica sempre. Un momento però. Lui in qualche modo, in un certo qual modo sta facendo il suo lavoro bene, quindi è scrupolosamente. In realtà sì, però il sigillo deve essere autentico. Gli passo l'incarto. Lo confronto sul libro dove ci sono i sigilli autentici delle icone. Lo vedo, non mi piace. Io
Direi che in questo caso siamo a posto con la missione. Io faccio il segno di sì con la testa, guardo l'orco negli occhi con un dolore profondissimo. Però aspetta, chiaramente vedi che mentre lo faccio così, riapro il libro e vado a vedere se c'è qualche eccezione alla cosa, no? Nel resto del documento, nel resto del documento c'è il resto dei vostri compiti. Ok. Quando la statua verrà infranta, verrà liberato l'ultimo pezzo mancante di potere di un dio dimenticato. Oh, Gesù. Non credo che sia dimenticato Gesù. In questa continuity sì. In questo mondo Gesù non se lo caca nessuno. Perché non c'è. Il povero Gesù. E verrà un semplice profeta. E verrà l'esplosione di potere, riporterà la zona circostante indietro nel tempo. In un momento in cui l'arcimago e l'imperatore non hanno ancora affossato gli oceani, cioè nel senso le terre negli oceani, esatto, i nani non hanno ancora dovuto scavare sottoterra un'Atlantide nanesca che è andata malissimo fallendo di Dio uscire. Perché la roccia è più dura dell'acqua. Nani fallisce sempre. Il vostro compito in quel lasso di tempo in cui vi troverete, avrete qualche mese di tempo per portare a termine la missione, è di riuscire a raggiungere il re dei nani, ucciderlo prima che gli venga in mente di far l'Atlantide dei poveri ed evitare che i nani decidano di resistere sulla propria terra affossandosi da soli, sostanzialmente nel nubifragio magico che ne consegue, evitando quindi che adesso, al giorno d'oggi vostro, i nani stiano cercando di invertire la situazione e affossare tutto il resto del continente. Claudio, io voglio fare un time loop in questo momento. Ma quindi tu vuoi salvare i nani in realtà? Allora, io leggo questa cosa. No, non lo so, non l'ho letto io. Tain legge questa cosa silenziosamente dentro di sé, si convince di questa cosa. Ok. Non so se è vero, non tiro. Io sono convinto che, dato che Nicandro è un eroe del passato e che aveva sconfitto un signore dei nani, tu sei Nicandro. Io sono Nicandro ed è per quello che sono l'unico che può impugnare Chrissegrim, perché sono la stessa cazzo di persona. Quindi farà la stessa fine. Beh, a voglia, è morto dopo un bel po'. Cioè, nel senso, è morto a Trachis, può essere diventato alto inquisitore, per i cazzi suoi. Uno dei pochi eroi morti di vecchiaia. Okay. Va bene. Mi convinco di questa cosa. Eccola. Capisco che con Chris non ci devo più litigare perché è legata al mio destino. È una scelta silenziosa che faccio dentro di me. Ah, tutto andato, mi sento un attimino più in pace. Sei tranquillo. Sorridente, mi volto verso Al e gli dico: abbiamo una missione, ed è una missione che renderà tutti i libri, le storie che conosci, soltanto una storiella da raccontare ai bambini. Questo è un problema. Ci stiamo per... No, perché tu scriverai la storia più grande di tutte. Leggi cosa... Leggi. Ma a me non piace scrivere tanto. Ma... Soprattutto per il pubblico. Porca puttana. Cazzo. Come? Ti piace raccontare? Ma non vedi? Faccio vedere che il 90% dei miei disegni. E tu tramandala oralmente. No? Andiamo nel passato. Guarda. Musica. Non quello di verdura. Andiamo nel passato. Nel passato a evitare una catastrofe. È bellissimo. Dove vedi del bello in questo? Questo potrebbe essere interessante, ma non lo vedo. Prima cosa, penso che sia abbastanza vietato. Ci stanno mandando quelli della Grigia Accademia. Quando l'arcimago... Hai presente la catastrofe che ha affossato il mondo, l'ha fatto diventare sì, un posto orribile? La possiamo evitare. Ci stanno mandando... E la sacerdotessa. La missione tecnicamente non è quella. Lo so, okay. Assolutamente. No, perché poi la legge lui, quindi tanto vale... È la sacerdotessa. La possiamo evitare. Perché... torniamo indietro in un tempo in cui l'arcimago e l'imperatore non hanno ancora rovinato il mondo prima del combattimento. La nostra missione sarebbe qualcosa che sta simpatica a lui. Sì, ma sai cosa vuol dire questo? Faccio una prova di conoscenza e magari faccio fumble. No, questo vuol dire che qualsiasi cosa succede potremmo noi distruggere l'universo. Ma non hai capito? È esattamente la profezia che si sta avverando. Io... Ma potremmo distruggere l'universo! Ma sti cazzi, potremmo anche salvarlo! Io... L'universo è difficile.
che voi siate in grado di distruggerlo. Io ho avuto una visione in cui ho detto che incontrarmi con voi due mi avrebbe permesso... Sarà stata solo fiction, ma ho letto di storie in cui... Viaggi nel tempo, che è che non si può viaggiare nel tempo, ma quello lì lasciamo, lasciamo per... che sentivo ti fanno diventare accademica. Ah, vabbè, nel senso io. E se tu facessi una qualsiasi cosa che io non ho avuto nessuna visione, permettesse poi il fatto loro due, non che veniva. Tu non fossi mai nato e quindi non fossi mai potuto tornare indietro nel tempo, si crea un paradosso. Sì, ma altro cavallo mi dice che lo sapeva. Si crea un parafosso e quando crei un parafosso potresti distruggere l'universo. Aiuto, parli sempre al condizionale. Quando parli al condizionale non si può mai muovere un passo. Pensaci. Io ho ma avuto... ogni passo mosso nel passato, lo dice anche la parola stessa, senti che bella allitterazione, potrebbe essere un problema, perché se poi non si ricongiunge tutto... Ma anche un passo mosso nel presente può alcuni essere un problema, alcuni esagerano, dico diverse linee temporali, ma lì sai, sappiamo tutti che quei libri sono di gente che fuma una cifra. Quindi... Probabile. Beh, comunque se intanto foste così gentili da consegnare il nano, beh, che siete stati mandati missione, a consegnare. Giusto. Giusto. Abbiamo una missione da fare, è legale. Sono d'accordo con un passo alla volta. Grazie. Sarà molto gradita la cosa. Quindi voi confermate di essere Page Reward? Confermo che lo spirito in questo corpo è quello di Page Reward e confermo che non sono un non morto. Qualsiasi cosa dovesse accadere, dove avrei toccato questo scrigno, l'Accademia non se ne prende la minima responsabilità. Non sarà responsabilità. E quando poggia le mani sullo scrigno, io sorrido, cercando di simulare. Vedi che lo scrigno inizia ad aprirsi e tu vedi che dentro c'è un nano in miniatura, ma è un nano vero. Vedi che non è la rappresentazione di un nano di gesso da giardino. È un nano e la furia è l'unica cosa che riesci a vedere. Hai la bambola che inizia a muoversi e inizia a tirarti per i peli del braccio. E tu vedi che la bambola lo tira per i peli del braccio. Interessante. Stringo la mano intorno all'impugnatura della scure. La tiro fuori, voi la vedete, è completamente nera. Ah. Però è sangue. Io comunque ho fatto così, gli ho lasciato allungando le mani come tenere lo scrigno per i lati, gli ho lasciato il coso in mano. Poi le ho spostate, però mi sono fatto la mano, io lo guardo con l'ultima frase che gli ho detto, faccio allargo le mani dietro e dico, oh, non sono fatti miei. Ti avevo avvisato che era... E lui tiene il nano in mano perché tanto se muore, muore Wilbert, non muore lui. Io incrocio e le Wilbert braccia. Non può morire, quindi... Io incrocio le braccia e assisto. Ok, io prendo la rincorsa e come Gimli con l'anello. Vai, scatena tutta la potenza dei tuoi dadi. Beh, vai Gianni, benvenuto. Ragazzi, questo qua è tredicesima. Questo è tredicesima era, l'ha preso secondo me. Sì, sicuramente. So. C'ha più 19 di tiro per colpo. Quanto hai? Sì, 10, quindi 14. Glielo sta porgendo così. Cazzo, esatto, io schivando. Fai i danni. Ok, 4 di 10 più 6. Quindi, 1, 2. Va bene. Elemosino 2 di 10. Quelle da no. No, no, sono tutti di 10. Poteva andare peggio. 12, 19. 18, 19. No, no. Anzi, no. 19 sì, più... sì, sì. Più 6. 19 più 6, sì. Quindi 25. Lascia, taglia a metà il nano. Esce Wilbert. Da Wilbert, sì. Parecchio. Prende anche Wilbert. E voi vedete la Wilbert sangue, fai inizia a sentirti che ripeti tutto al contrario, ti vedi che ti allontani da te stesso e dico al contrario, ma cazzo ozza cozza 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 cap. Vedi Wilbert che sta parlando con Fitz in questa stanza. Cozza. Tutti sanno che ascoltando all'incontrario il black metal. Esatto. Vedi che Wilbert è di nuovo nella stanza e ci sono degli esseri umani che stanno facendo delle cose in giro per la stanza e la stanza diventa sempre più brutta mano a mano che passa il tempo, al contrario. Certo. Spassa il tempo. Rimane completamente ferma per... Noi rimaniamo lì nella stanza? Sì. Per i pochi secondi in cui ci siete, poi scomparite e ci siete voi, ma non vedete più i vostri residui. Ah, okay. Sì. La stanza rimane completamente immobile per un attimo, dopodiché torna di nuovo a essere bella.
Ah, ok, certo, perché giustamente. Sì, sì. E vedete che c'è di nuovo gente che sta parlando, si sta muovendo, eh? Viene decostruita la stanza e vi ritrovate su una collina. È come guardare Frozen al contrario. Ricominciate a sentire il sangue che vi scorre nelle vene in maniera normale, non cercando di andare al contrario. Cazzo, Zac, cazzo. E guardando il cielo è mezza... Ma siamo fuori, quindi? Sì, siete sulla collina. Cioè, doveva c'era il castello, ma non c'è più il castello, perché non l'hanno ancora costruito in quest'epoca. Wow, che cazzo è successo? Ah, ormai, qualsiasi passo muoviamo potrebbe essere un rischio. Te lo dico con un sorrisone, ma stai adesso... Stai scherzando, guardo se sta scherzando. Soltanto... Non sta scherzando. Soltanto avanti possiamo andare adesso, perché indietro si è già tornati, più che non si torna. Ripple non c'è, Wilbert non c'è. Io gli do uno schiaffo. Lo prendo. Ma stiamo scherzando? Ma tu hai iniziato a parlare velocissimo? Non si può fare così. Non si possono fare queste cose. Adesso non ci possiamo muovere. Adesso siamo qui fermi tutto il giorno. Non possiamo fare tutto il giorno. Un casino. Ti viene un altro grosso... grossa illuminazione. Adesso che siete nel passato, in questo momento, la Grigia Accademia non esiste neanche. Quindi tutto quello che sai tu della Grigia Accademia non serve a nulla. Però c'è ancora l'arcimago. Ma il nano non è più presente? Il nano è a pezzettini... Tiro fuori la busta. È grande così o è tornato normale? No, è grande così a pezzettini. Ok. Tiro fuori del budello e lo uso. Io prendo il nano e lo sgranocchio. E mastica la pietra, praticamente. Allora, soddisfatissimo dentro di me, penso, avevo creduto che la profezia che mi diceva che avrei potuto giudicare le anime fosse qualcosa di legato alla mia possibilità di giudicare i morti. Non è vero. Quello che mi diceva la profezia è che se avessi incontrato loro due, avrei potuto giudicare coloro che nel presente erano morti e che adesso sono di nuovo vivi, e quindi li posso giudicare. Stai fermo un attimo, fermo, non ti muovere. E comunque, non ti muovere. Dicono le voci nella testa: grande Giove. Grande Giove. Non ti muovere. Stai fermo. Metti le mani così. Metti le mani così. Gli tolgo tipo i guanti. Mm-hmm. Poi prendo la falce. Faccio tipo. Voglio provare a capire. Visto che io conosco la frequenza alla quale vibrano le anime, voglio sapere se qualcosa nella sua anima, anche in momenti così. Se la sua anima qui in questo caso sembra fuori posto. Ok, fai una prova di saggezza e... La mia no, sicuramente no, perché io sono Nicandro. Adesso chi lo sa? Io servo il rito con la fissità di sguardo tipica dell'idiota. 24, 29. Io ti lancio un'occhiata e ti dico, quando chiede queste cose, meglio accontentarlo. Tanto comunque mi romperebbe il cazzo fino alla morte. Vedi che lui non fa assolutamente nessuna... Se lui vedo attentamente movimento. Lui che non fa nessun effetto e poi provo a vedere se sento io qualcosa. No, più che altro quando lo facevi vedevi che Chris Grimm entrava sempre un attimo in stridio, perché comunque è una divora anime. Sì, chiaro. Percepiva qualcosa. Lui, muta. Giusto con l'occhio, non fa una piega? No, la sua bambolina. Bambolina un pochino si agita. Sì. E io? No. E io? Ah! Ah, è impazzito, molto bene. Intanto, piano, deliberatamente, porto la mano destra, non quella per estrarre, la mano destra alla spada, la poso semplicemente sull'Elsa, la stringo e le chiedo, qual è il mio nome? Non c'è risposta. Senti che è ancora magica, sì. Che è affilata come prima, che è in grado di farti del male... per fare male agli altri, ma non c'è nessuna risposta. Dun, dun, dun. E la cosa... Aspetta. Voglio fare un tiro. La lancio in mano ad Io che lo stavo osservando bene, la noto questa cosa? Che lui prende e mette il pomo, cioè c'è del movimento, del linguaggio del corpo. Sì, sì, no, ma non sto... Poi gli faccio... Qui è a suo agio. Penso che non sia soltanto questo. No. Anzi, io mi sgranocchio. Mi sgranocchio. Pizza margherita! Mi scrocchio le dita. C'è le fa a pezzi. Allargo le braccia come per stiracchiare, mi sai come tipo, appena sveglio, weekend, giornata di sole,
Perché io in questo momento sono convinto che quindi siamo nella parte della storia, quella dove questo è tutto già successo, e quindi qualsiasi cosa facciamo... Devono andare così. Eh sì, quindi in questo momento sono più in pace con me stesso. Meno paranoico magari, che bello. Allora. Io parlo con la bambolina per vedere se c'è vibrazione. Beh, dove andiamo? Io ho tirato 4, purtroppo, ho fatto 17 di inquisitore più saggezza. Lascio fare a lui, poi ti dico cosa vuoi. Come fermiamo l'apocalisse, pensando che tanto non ci riusciremo, perché è successo? Bravo, visto io, bravo, io ho ucciso altro nano. Un nano meno, Orcamenia tornerà. E senti la bambolina che in genere ti tira solo il braccio quando c'è un nano vicino. E ti dice, altri nani, ce ne sono tantissimi, andiamo! Nani, i nani. No, scusate. Io gli faccio... Ti do il ritmo. Io comincio a ballare un po'. Inconsciamente, non so se sta muovendo la testa, ma mi sto muovendo a ritmo. Il 17 che ho fatto, tu mi hai detto, è ancora magica, è ancora... Non ha, ok. Quello che voglio provare a capire è questo. Dato che gli oggetti magici acquisiscono una personalità sulla base di come li usi e di chi era il possessore, è possibile che era un figlio di puttana, che era un figlio che peraltro sono convinto di essere io, è possibile che io adesso abbia la possibilità di dare un'altra impronta a Chris Grimm in modo da non farlo diventare l'oggetto maledetto che è stato, perché adesso, perché se un oggetto per me è tornato nel passato, quindi ha le sue proprietà magiche che sono legate a me, perché è mia, porca puttana, però magari non è più schiava di quello che io da questo passato ho fatto fino a quando non è arrivata nel mio presente. È estremamente probabile. Per come funzionano gli oggetti magici è molto molto probabile. Sorrido. E... Quindi perché siamo qui? Tu hai parlato con il tizio, sì, no? Sì, la nostra missione, beh, la leggi anche sulla pergamena. Ah, c'è una pergamena? Quella col sigillo, l'hai visto il sigillo? La pergamena. Ah, c'era del testo ci sopra, dice che siamo attento al sigillo. Ci dici che siamo qui, mi volto, ti faccio un sorrisone tipo il Joker. Siamo qui per uccidere il re dei nani. Che io sappia, nella storia è morto il re dei nani? No. Perché ha fatto il casino. Sarà una grande missione poterlo fare. Quindi, noi... Non ci riusciremo mai. La nostra missione... ma no, non riuscire perché io vince cintura di campione, sì. Mi sembra un'ottima motivazione. Quindi, ma il re dei nani non vuol dire che sia forte, potrebbe essere solo il re. Allora sarà solo più facile. Forte. Comunque, detto questo... Ma per arrivare a re, io uccido tutti gli altri nani. Giusto? Impeccabile. La bambolina. Nani. Adesso mi viene il dubbio che sia stato lui a affondare le gallerie dei nani, in realtà. Possibile. Quindi, noi dovremmo fare questo per la Grecia Accademia, che tecnicamente non esiste neanche più. Quindi... Beh, quindi teoricamente non saremmo vincolati, ma facciamo quello che vogliamo. Esatto. Non c'è modo di sbagliare. Hai letto il libro di catechismo del crociato che ti ho dato? Facciamo finta di sì. No, perché lo dico tutto cosa, contento. Non c'è modo di sbagliare. Fino a quando segui gli attenti del crociato non c'è modo di sbagliare, altrimenti non c'è modo di fare. Mettiamola anche così. Cioè, c'è modo di sbagliare. Non letteralmente, ma ci siamo lì. Ti ricordi quella pagina che dice c'è modo di sbagliare ed è quello che ti conduce alla forca? È un passo molto delicato, bello, mi è sempre piaciuto, mi illumina gli occhi. E in questo momento, grazie a che mi ritorna un po' la mia paranoia, penso, cazzo, ma quindi io potrei morire comunque tra 2 giorni? Perché è così quello il mio destino. E detto questo, cazzo, io posso dare un'altra direzione a questa, che ha un grande potere magico, ma adesso non è più la stronza che era prima, perché... Per ora? Beh, dipende da me. Questa è una buonissima notizia, non ma ti se pare? Tutto c'è un buon occhio bolle! Ma se tutto non cambiasse? E se tutto è già accaduto? E se voi non leggete così tanti libri, così ci muoviamo invece di stare qui a parlare? Forse parleremo però decentemente. A me non interessa parlare, a me interessa ammazzare. Lui ha ragione, a me non frega un cazzo. Andiamo. Se fosse stato lui a far crollare le gallerie dei nani? Troppi condizionali. No, possibile. Sappiamo che è possibile. È possibile che no, mentre allora, andiamo, è possibile che comunque non escludere che sia quello che è accaduto debba accadere di nuovo.
Sei, è una teoria. Sei, ma... sei pronto ad ascoltare un ragionamento? Prima ascolta il mio. No, no, mi sembra sei pronto ad accettare, quindi. Quindi in questo caso vuol dire che tu non avrai speranza di redimere la spada. Certo. E visto che non c'eri, farei una fine orribile. Assolutamente vero. Quindi è possibile che noi siamo andati qui indietro solamente per morire? È possibile. Beh, io mi metto ad abbattere un albero con la mia... No, c'è un albero. Io sto andando giù. Io sto camminando giù per la collina, eh. Se ti vuoi fermare... Ehi, stiamo andando! Perché ti fermi a battere gli alberi? Ti pare un nano? Non ci serve il legno adesso, non è un nano quello. Ed ecco il mio ragionamento, che è completamente compatibile con il tuo. Aspetta, mi mancava un pezzettino. Ah, sì. Che era... Sì, però... Quindi, anche da quello che stiamo facendo, se è vero questo, che sì, è possibile, sì, vuol dire che non riusciremo assolutamente a fare quello che dobbiamo fare. Verissimo. Uccidere dei nani. Sì. È preoccupante. No. Io metterei... Questo però che dico io è molto attestabile. No, che noi uccidere dei nani no in discussione, garantisce. Sai perché? Non è preoccupante, ti spiego. Ma possiamo perché... testarlo, ecco, il ma... mio metodo. Poi lo facciamo, ma ascolta il mio ragionamento. È possibile che tutti i nostri passi siano destinati a ripercorrere esattamente il tempo per come è andato. Ma questa cosa è vera anche dal presente verso il futuro. È possibile che i nostri passi siano legati a un destino indissolubile e che la libertà sia soltanto un'idea di fantasia. Ma non sappiamo del futuro, adesso noi lo sappiamo, almeno di grandi eventi e di cose particolari. Infatti abbiamo un vantaggio, quello che ti sto dicendo non è neanche detto. Oppure una maledizione. Non è neanche detto, perché cambiamenti che sembrano impattare sul futuro potrebbero portare comunque allo stesso destino, anche se noi non lo vediamo. Detto questo... Piccoli cambiamenti. Piccoli. Non credo che piccoli evitare cambiamenti. Che... il continente venga inabissato sia un piccolo cambiamento, Dane. Dipende da che parte lo guardi. Cioè, comunque... Ma noi possiamo testarla, la mia teoria. Allora, testiamola. Ma quello che ti sto dicendo è, chi se ne frega se riusciremo o non riusciremo, se siamo destinati a ripercorrere le cose, se siamo destinati a fallire. Tanto il futuro, il nostro, non quello che ci sta attorno, non lo conosciamo. Andiamo avanti e facciamo il nostro meglio e basta. E soprattutto... Sto questo tuo ottimismo mi inizia a preoccupare un po', però più che altro perché il mio è testabile, non voglio che tu sprofondi nell'espressione se poi ci rendiamo conto che in realtà non possiamo fare niente per cambiare quello che è successo. E vabbè, tirerò su qualche forca, metterò qualche cappio, mi riprenderò in qualche modo, non ti devi preoccupare. Pensa, non ho ancora redento quella bellissima cittadina da cui siamo passati, posso farlo di nuovo. Ci no, saranno 500 persone, anche 1000. In questo passato no. Ma se è lo stesso l'hai già fatto. E poi sei tornato indietro nel passato. Infatti, lo posso rifare da zero. È come... Lo puoi fare quanti anni sono passati dall'inabissamento del non tutto? Non sei sicuro, perché non sei sicuro in che anno sei. No, sì. Quanti anni sono passati dall'inabissamento ai giorni nostri? Più o meno 300. Se siamo a circa 300 anni indietro, sì. Tu non puoi andare lì adesso a radere al suolo quel villaggio, perché poi tu non saresti mai andato a mettere la forca, probabilmente saresti andato da altre parti, quindi poi non ti saresti mai ritrovato lì e non saresti mai tornato indietro nel tempo per fare quello che hai fatto. Questo è un anismo, ci sono un sacco di villaggi da purificare, è una cosa bellissima. Giusto, no? Voi vedete che prendo una sorta di coroncina con delle sorte di ghiandole legate tra di loro, sì, e me la metto in testa. Mi sembra questo è un centro di approvazione. No, questa collana di testicoli di lucertola serve contro emicrania. Lo diceva la nonna. No, nonna sbudellata. No, mia nonna, no. Ah. Che c'entra? Comunque tu a queste domande rispondi di sì, è più facile. Sì. Mai rispondere sì a Elfo. Sì. Io proseguo. Tain è una persona in pace. E mentre cammino avanti gli dico: a proposito, basta con sto Tain, chiamatemi Nicandro. Suona meglio. Ma no. Beh, io non ti rispondo se mi chiami. Tua ego. Non hai capito. Da che parte andate? Beh, da dove sono, cioè nel senso, io scendo da dove il terreno è più agevole e facile. Incontrerò prima o poi un villaggio. Appena tu sei Nicandro. Esatto. Ah, quindi non si può cambiare il futuro. Tipo navigatore satellite. Morirai e la lama sarà maledetta. Mi stai dando conferma, quindi. Ma tutti moriremo. Che c'entra? È una cosa bellissima. La profezia si è avverata. Ho capito come cazzo, come è girata la roba. Fantastico. Io sono Nicandro e per quello che posso impugnare soltanto io la spada. Perché io sono Nicandro. Non sono il discendente di Nicandro. Sono Nicandro. Vedi? È per quello che posso giudicare le anime dei morti, perché posso giudicare le anime di quelli che erano morti. E la spada non ti riconosceva solamente. Esatto.
Ma tu eri santamente uguale, anche fisicamente, in tutto e per tutto. Esatto. Perché sei sempre tu, non sei uno spirito in un altro corpo. Sono sempre sei io. Proprio tu. E la spada non ti riconosceva. Perché la spada ricordava ciò che io avevo fatto. Eri uguale adesso a così. Avevo fatto nel mio futuro, ma nel suo passato. Quindi doveva ricordarsi che è questo presente, peraltro. E quindi dovrebbe ricordarsi di te. No. Nel futuro, eh sì. Scusa, no, perché sì. Il suo futuro era il nostro presente. Comunque intanto vedete che Broxnar è finita qui. Broxnar sta tenendo davanti a sé la bambolina che lo tira più o meno da una parte, e dato che non avete un'altra direzione, no, anche perché noi stiamo parlando. Comunque, quindi seguiamo, sai, esatto. Come quando sì, sei sì, strano, in realtà noi seguiamo lui, è lui che ci guida. Siamo completamente inconsapevoli dove stiamo andando. Comunque tu a fare una campagna senza i paradossi temporali, porca, no, mi piacciono, certo. Sì. E dopo un paio d'ore di cammino, sì, vedete a un chilometro e mezzo, un villaggio da cui sale del fumo dai camini delle case. Sentite che ci sono delle persone che lavorano, sentite che del legno viene tagliato. Almeno qui potremmo avere una conferma in che anno siamo. Bene. E vedete che la bambolina tira sempre un po' di più verso il villaggio. Chissà se per tornare nel futuro avremo bisogno, come quella storia, di un potentissimo... Forse Fizz potrebbe farcelo, un fulmine molto potente. Fizz sarebbe bello ritrovarlo, perché il dio del tempo, ma non vorrei si fosse mandato un fulmine potente per creare... Nella pergamena c'è scritto che avete un tempo limitato, poi tornate al vostro tempo. Ah, vero, manca Halfling. Dov'è Halfling? Bella domanda, ma non sapendolo, siamo su una collina, quello è un villaggio. Andiamo al villaggio. A proposito, quella tira perché? Questa tira perché la Nani... Per poco, quindi dici. Villaggio tra poco, sì, però, deserto. Però aspetta, bene, no, se, quasi deserto. Cioè, devi essere in giro con noi. Noi dobbiamo uccidere il re dei nani. Anche l'Accademia. Tu sei parte dell'Accademia, hai detto. Io, cacciatore di nani. Sì, ma se adesso entriamo in una casa e c'è una signora nana che ci dice: oh, cari, entrate e prendete un po' di zuppa. Non puoi spaccarle il cranio. Io spacco cranio, prendo zuppa, uguale. Sette. Ma non puoi. Sette. È uguale. C'è qualcosa che non so dell'Accademia. Evidentemente. Uguale. Ma non puoi uccidere una persona disarmata e innocente. No, persona, nano. Non erano persone, erano elfi. Esatto. Beh, ma non erano persone. Tu vedi che mi sto per mandare, sto per partire, vedi dalla faccia e sì, il gesto della mano che sto per partire con la ramanzina 10 volte peggio di quella che ho fatto a te, perché lui lo sta dicendo, vado e lo faccio. Certo, potresti spiegarci, per favore, qual è il tuo compito nell'Accademia, di che... ramo dell'Accademia fai parte? C'è qualcosa che mi sfugge. Sì, non ho mai sentito parlare degli ammazza tutti i nani. No, ma magari poi esistono anche, però voglio capire. Ci dici che... da dove... che cazzo di modo fai parte dell'Accademia? Perché io non dubito che tu possa essere un membro a tutti gli effetti dell'Accademia, ma... l'Accademia potrebbe essere un posto che mi sta più simpatico di quanto io non pensi. E mentre stanno parlando io lancio Charm sull'orco. Eccolo lì. Stavo aspettando. Quindi dimmi, io membro, sì? Di parte di Accademia, no ufficiale, quindi io no, vado, prendo missione, pagano soldi. Ah, ho capito. Io mandano. Sì, sì, ce li avevo anche io. E io uccide. Ce li avevo anche io, sì. Sì, a ogni piccolo governo ne serve una di gruppo armato fatto così. Capisco che l'Accademia ne faccia uso. Alphonse, ormai l'Accademia... Non credo che possa lanciarlo, perché non credo che tu abbia meno di 64 punti ferita. No. Quindi so già che non è un bersaglio valido. No. Alphonse. Devo, appena viene picchiato in battaglia, devo ricordarmelo. Mi volto verso di te, tu stai scuotendo un attimo la testa, ma non ci do peso. Alphonse, l'Accademia, che ormai non esiste più, faceva i giochi sporchi con il suo... Sì, ma la legge esiste ancora. Non puoi uccidere una persona in casa sua. Sai che casini facciamo? Non completeremo mai la missione. Saremo in prigione dopo due giorni. Ma di solito quello che faccio io è far impiccare i peccatori. Cioè io arrivo, dico, io qui sono la legge, qualcuno mi dice... Ah! Mentre ci avviciniamo al villaggio. Sì, ma se noi entriamo e troviamo un nano che dice: oh, benvenuti nella nostra città, con la zuppa, lui gli spacca la faccia. Sarebbe scortese prima lo uccide. Giudicata, in effetti, sarebbe brutto. Magari non c'è nessun motivo. Ma non puoi neanche giudicare la gente così che si fa i fatti suoi nel suo villaggio. Se il problema è giudizio, tu emette giudizio qua, io arrivo e uccide. Sarà Pain! No, no! Vogliamo no. Rimaledire la spada già così il primo giorno nel passato! No, no!
Sono il primo giorno, la prima ora. No, ma con giudicare intendo valutare, giudicare, non giudicare colpevole a prescindere, magari la signora. Ma la no, signora è colpevole. Ma se il villaggio non è del crociato, anche se non è puro, non puoi impiccarlo, lo sai? No, dico, ce lo diventa. Il discorso è, ci diventa del crociato quando io ho preso solo e solamente i peccatori e li ho appesi. Con l'accordo di chi governa lì. Dipende se lo giudico innocente o meno. Altrimenti metto al potere qualcuno che è giudicato innocente. È così che ho fatto. Ma vogliamo perdere tutto questo tempo solo per permettere a lui di ammazzare un nano che gli offre la zuppa? No, il giudizio non è un abilitatore per ammazzare. Il discorso non c'entra niente con lui. Io non credo se che la signora offre zuppa. Dove sono capitato? Fizz! Se la vecchia signora nanica è buona e brava e non ha fatto peccati, non la può. Io non credo che Nana offre zuppa a Broxar. A Broxar penso di no. Quindi, se dipende però offre la zuppa, non la ammazziamo subito. In realtà dipende chi vince l'iniziativa. Esatto. Perché se la vince lui, muore. Se la vince lei, magari gli fa zuppa! Dipende. Dipende chi ha l'azione prima. Allora. Io non ho controllo. Vedete comunque che ci sono delle guardie alle blocca persone. Beh, io... E sono nani? Oh. Ecco, iniziamo. Che bello! Beh, io non piango. E vedi che non sono aggressivi. Ci sono troppo pochi incantesimi. Si stanno mettendo in mezzo alla strada con dei martelli in mano. Non proprio in maniera... No, nel senso, siamo qua, è casa nostra. Ce l'ho. Ricordarvi che ho un martello. Io gli metto in mezzo e da lontano... Io gli faccio così con la mano e cerco, senza farmi vedere da lui, di fargli un gesto del genere, come dire... Pericolo per voi andare. Io invece, mentre lui fa questo, mi separo un po' dal gruppo in modo che se lui va a picchiare i nani, se qualcuno vede, è possibile che non sia con lui. Ok, non vuoi essere colluso? Sì, sì. Non almeno per prossimità. Con l'altra mano, con l'altra mano, metto la mano su Chrissegrim. Da adesso in poi, visto che lei ha già del potere magico. Quello che voglio fare, a differenza di prima, invece che o obbedirle o cazziarla, non mi interessa quali saranno le conseguenze, è armonizzarmi. Ok. Ok? Voglio accompagnarla e farmici accompagnare. Deve essere una cosa veramente alla meditazione trascendentale. Devo perdere Quanto sei una fighetta New Age. Sì, sì. Tain, proprio. Stai facendo reiki alla spada, capisci? Anziché Tain, Nicandro. Dopo lo vediamo la sera che prende degli aghi e li mette sulla spada. I nani si mettono in mezzo. Omeopatia. E uno dei due vi fa cenno con la mano, come tu hai fatto cenno con la mano a loro, non capendo che il tuo cenno era andatevene. Vabbè. Io faccio così, se mi vedono, proprio indicando con le mani adese e contigue al mio corpicino verso l'orco, e faccio tipo così con la testa. Io dentro di me chiedo, ma perché Nicandro Niveo? Io non sono chiaro. Però vabbè, e uno dei certo che sono di io avanzo, ok. Uno dei due si fa un paio di passi avanti. Viaggiatori, sì, sto due passi dietro a lui e gli faccio: anche io sono un viaggiatore, è pieno di pericoli questo posto. Salve, benvenuti, anch'io sono un viaggiatore. Vedi che si guardano, fanno cenno di sì con la testa e prendono tutti e due il martello in mano. E uno dei due fa... Dai pericoli, è meglio scappare di solito! Così dicono i viandanti. Io comincio a contare alla rovescia da 10 a 0 in orchesco. Ok. Uno dei due fa partire un io fischio. Io so l'orchesco, se so fare sulla cassa del morto. È il massimo dell'autocontrollo che posso avere in questa situazione. E qua c'è una piccola staccionata che continua. Adesso mettiamo la webcam del combattimento. Yeah. Il combattimembro e i due nani. Io quando vedo, sento che inizia a contare, quando già è al 7 che inizio a capire cosa sta facendo probabilmente. Ma poi vediamo se lo capisco. Lui è arrivato qua. Due. Non l'ho capito, quindi lo capisco tipo al 3 cosa sta facendo e mi allontano prima che lui parta. Okay. Il più possibile dalla mischia con le mani alzate. Ok.
vedi che uno dei due si prepara un po' più avanti. E che cazzo sei? Usei in board. Dall'inizio mi ero già lontano 10 metri prima. L'altro emette un fischio, vedete che da dietro sentite che arrivano altre persone. Iniziativa. Minchia, 3. 11. Che sfiga. Non sono l'ultimo. 22. È un po' che ti rilevo. 8. Ok. 8. Loro fanno... Era il conto della rovescia dal 10, no? 17, sì. 23. Sì. Mamma mia, ragazzi. No, sai, perdi l'iniziativa perché il conto della rovescia dal 10, cazzo, è difficile. Comincia... 10, 9, 8, 6, 7. Sto contando come l'idiota che sono, cioè non riesco a mettere in fila i numeri. No, no, in fila è facilissimo, però al contrario, esatto. Diventa, comincia a diventare difficile. Io non riesco a fare le somme. Allora, i due nani che erano davanti caricano a testa bassa tutti e due Broxnar. Dov'è? Ah, non c'è Ripo, giusto. Non c'è? E vedete che ce ne sono altri tre che stanno uscendo dalle case lì intorno. Sono proprio nani. Sono quelli di Munchkin. Anche in onore di Gianni che ha regalato. Grazie, ragazzi. Caricano a testa bassa e il primo colpisce la 17. Quanto è di classe armatura? Armor class 18. Il primo ti manca di un soffio e il secondo di più, dallo dice. Slancio ti manca ancora di più. Il secondo, che è quello che è arrivato più di corsa dei due, guarda Thane e gli dice: non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Aha. Pensando che tu gli abbia detto che cercava di uccidervi e che vi stava tenendo prigionieri. Ok. Beh, Thane è un buon comunicatore, lo sappiamo bene. Gli altri dietro si stanno muovendo anche loro verso di voi. Sta ad Alphons, che si sposta di un altri, quindi 9 metri fuori dal tabellone, bicchiere, ok, e se ne va. Basta. Fine di Alphons. E rimane con le mani alzate, fermo. Oltre ai tre nani, sentite qualcosa di molto pesante avanzare dal retro del villaggio. Porco cazzo. E avanza questo gigante di metallo. Ma no, è gigante di fuoco, di sì, esatto. Blood Rage. Qui c'è un golem. Non è proprio un golem, perché è proprio meccanico. È il tipico costrutto nanico, robottone a vapore, che si sta avvicinando pesantemente. Ha una fornace al centro del petto che sembra essere a caldaia, molto molto calda. E uno di quei nani lo sta accompagnando da dietro, quasi benedicendolo. Però non è in grado di arrivare fino lì e avanza solo fino a metà. Thane, o Nicandro, che dir si voglia. Nicandro, grazie. Allora, No, fuori da gioco è Thane. Fuori in gioco può essere Nicandro. Per me è Nicandro. Allora, c'è scritto Thane. Però l'ho cancellato, non vale. No, perché non l'ha cancellato quella gomma, vedi? No, è vero, l'ho fatto apposta. È giusto, appunto, hai ragione, è giusto, hai ragione. Allora, c'è una crisi di personalità. Che strano, infatti. Anche perché allora, Nicandro era molto scuro di pelle e se non trova un modo per giustificare il fatto. No, era chiaro di pelle Nicandro. Ah, io sì, non sono chiaro di pelle. Nicandro Nive lo chiamavano perché era completamente in colore. In blanco. Era Nicandro Lariano. Allora, detto questo, Nicandro la crema per le mani. Esatto, io sfoderò Crissegrim e in questa, come si dice, in questo atteggiamento di armonia verso di lei, la utilizzo come cassa di risonanza per capire a istinto quale, se ce ne sono, di questi nani è colpevole o si è macchiato una colpa punibile. Ok. Come azione proprio. Fai una prova di inquisitore più saggezza. Comunque ho fatto... Allora, 4, 6, 10, 17. Comunque non è male. Allora. Non state molto bene strato, Così, senza concentrarti a lungo, ma con una botta di istinto. Sì. Nessuno è veramente colpevole al 100%. Ok.
ci riguardo. Tutti hanno commesso sicuramente colpe delle colpe minori. Non meritano la morte, magari l'amputazione di una mano, esatto, o cose del genere, certo, cioè, cose leggere, giusto, scusa. E però... Non sono mica un carnefice io. Hai ragione, scusa. Noti anche un'altra cosa. Vicino all'ingresso del villaggio c'è un piccolo stagno e da questo lato dello stagno c'è una specie di macchinario che tu hai già visto usare. Viene usato per giudicare i colpevoli immergendoli in acqua per un lasso di tempo variabile a seconda di quanto è ritenuta grave la colpa. Okay. Se sopravvivono vengono lasciati liberi. Ah, un po' di civiltà in questo paese. Importante. Broxnar. Sì. Io mi faccio schifo. Okay. Ti vergogni tanto. Madonna, ragazzi. Ti senti in colpa quasi. Ma poi io sono, è il contrario di quello che gioco di solito. Va bene, io lancio il mio ruggito di battaglia. Gli do giù. Gli do giù, vai. Al verde. Allora, in questo gioco, anche se manchi, fai dei danni lo stesso. Mi ricordo, 5. Non è detto che tiro migliore. 15. Perfetto. 9 più 5, 14. No, scusami. No, 10 più 5. 10. È questo. Ah, giusto, attacco, scusami. 10 più 5, 15. Ok, il primo non lo riesci a colpire. Fa comunque 4 danni. Gli fai comunque 4 danni. Yes. Per lo per l'urto. Per quanto gli fai brutto. Esatto. Per l'urto di aver schiantato l'ascia di fianco a lui. Non so se puoi fare qualcos'altro di quello che hai come azioni da barbaro, perché ovviamente è un barbaro, non è un ladro. Whirlwind è bellissimo. No, io pensavo fosse un wizard. Sì. Allora, lui ha... Sì, vai. Allora, vediamo. Spiegalo tu che sicuramente sei più esperto. Lui ha rabbia che monta. Esatto. Dopo aggiungo un D4. Ah, aggiungi un D4 al danno se manca. Ok, quindi adesso che hai mancato non fai 4, farlo. Ma fai 4 più un di 4. Esatto. E mi pare che diventi... Esatto, e il bonus damage diventa di 6 dopo che diventava di 4. Lo vuoi andare in ira? Penso che ci sia già, no, non lo so. No, devi dirlo perché... No, devo dirlo. Ok, poi Slayer più un di 6 versus Staggered. Ah, ok, mm-hmm. Sti cazzi. E ha più 2 al bonus agli attacchi. Allora, questo non è 10 secondo me, Contro Staggered, sì, ma se ok. E in più non dovevi esserci ingaggiato all'inizio del tuo turno. Esatto. Okay. E poi puoi fare un attacco a tutti. Con -4 al tiro per colpire. No, -4 PD AC. Madonna. Armor class. Sì, è la tua fisica. Tu ti togli 4 punti di difesa fisica e armor class, ma danneggi tutti. No, cioè, ma attacchi tutti. Ok, e faccio. Devi fare un tiro diverso per ognuno. Un attacco per ognuno. Non fai danno se manchi. Per il momento no. Col Whirlwind non fai danno se manchi. No, puoi prendere anche il talento avanzato, il talento che ti dà. E Rich Tricks invece? È uno stunt che può fare una volta per battaglia. Mm-hmm. Sostanzialmente con le armi a portata. Cos'è che faceva? È un talento generico? È un talento generico? No, tendenzialmente no. Beh, hai il movimento, se vuoi, e hai l'azione... Come si chiama l'azione veloce? Quick action. Però, mi sembra che... Sì, la puoi anche tenere l'azione veloce. Sì, sì. Infatti me la... Perché è una per battaglia, giusto? No. L'azione veloce è una per round. Quando la puoi fare... Ed è una roba piccolina... Alcuni li possono usare come capacità di classe, altri invece... Beh, cazzo, la mia capacità di classe è mica piccolina. Andare in Quick, 2 di 20 tu hit, è la madonna. C'ha il vantaggio, praticamente. No. No, è di più? Di somma? Vabbè, e ma... No, usi il più alto. E se fai 11 o più con tutti i dadi è un critico. Allora era quello che mi ricordavo. Sì. Vabbè. E si può ricaricare? C'hai l'Adventurer? No. Di cos'hai l'Adventurer? Rich Tricks, appunto. Scusa, che livello sei? 4. Ce le ha delle altre cose. Sì, sì, altre cose. Perché gli ha migliorato i talenti. No, no, ma vado bene così. A sto giro mi sembra giusto. E allora, esatto. Devo vedere. Tocca ai nani. I due che sono qua ti guardano e dicono, guardano te e dicono: "Stai lontano, potrebbe essere pericoloso." 20. Porco di cazzo. Certo. Il primo e 19 il secondo.
Sono Gianni. Bene, adesso mi sciarma Roberto. Chiaro, io sto aspettando solo quello. Ovviamente. Sono 28 danni. Minchia, quella 66. Che poi non vuol dire, perché visto che abbiamo deciso. 38. Ma visto che abbiamo deciso che in tredicesima era lo sciarma è sei amico, ma niente di più, vuol dire che tu li ammazzi uguali i nani. Però sono un tuo amico. Magari ti senti un po' in colpa, ma li ammazzi lo stesso. Beh, ho fatto quasi metà dei punti ferita solo con questo attacco, quindi vedi te. E il costrutto, vedete che sta avanzando, ma prima tocca a Dal. Gli altri nani avanzano insieme al costrutto, non si allontanano da lui. Dal. Fons. Uno di quei nani lì davanti. Mm-hmm. Ha meno di 64 punti ferita? Lo posso sapere? Lo devo sapere. Lo devi sapere? Sì. Per sapere se è un bersaglio valido. Sì. Ok. Allora, intanto vedo se mi è proccata l'azione extra. No. Sciarmo uno dei nani. Ok. Tiro salvezza? Aspetta, no, scusa, volevo vedere, aspetta, prima voglio vedere se posso sciarmare quello che benedice, sciarmo quello che più di una volta. No, perché il mio scopo io volevo lanciarlo a lui, poi a te. Sì, sì, dire, a me avevo capito. Però se ne posso lanciare se è daily, lo lancio solo a te. Allora. Bard, scusatemi. Io mi ricordo, ma non gli avevo stampato le cose. Daily, non la trovo. Lancio su di lui. Ok, grazie. Carisma come avete potuto notare tutti, il mio personaggio è fuffa, cioè nel senso è grande e grosso, ma i dadi sono quelli di Gianni. Esatto. Quindi, quindi parla molto, ma beh, non ha fatto un è un round. Sì. Adesso te ne rendi conto. 27, però. Quanto hai di difesa mentale? Mental defense 16. Ok, quindi è sono il passatino, diciamo che mm-hmm. l'ho fatto, sei un mio amico finché non faccio azioni ostili contro di te. Okay. Tutto Google sta cercando. No, diciamo che ho fatto tutta la frase ha cercato. Ok, no, perché era miss se fallivo di 4 più che lo sapeva. Ok. Ok. E gli urlo. Non so come si chiama, quindi dico un nome a caso in orchesco. L'ha detto, tu non stai ascoltando. Non me lo ricordo, era tipo Broxigar, però era tipo Broxigar! Smettila, non sono loro che hanno ucciso la tua famiglia. Fidati! Smetti di uccidere, di picchiarli! E quindi? E cerco, voglio provare però a sembrare convincente. Ok. Non con lui, con i nani. Con i nani. Fai come no, non è matto, dobbiamo riportarlo in manicomio. Fai un tiro di carisma e cantastorie, ci può stare. 18, 23. Ok. I due che sono lì davanti sono ormai presi dalla... Non sa quello che fa! Questi dietro vedi che quello che stava seguendo più da vicino il costrutto lo ferma per un attimo. E aggiungo, non uccidetelo, fermatelo in qualche modo, non è cattivo! È malato! Non è in grado di intendere di volere. E si gira verso di te e ti urla da lontano, faremo il possibile! Grazie, sono disposto a pagare! Che vergogna. Il costrutto rimane fermo. E vedi che. Non ho tolto il costrutto da addosso. Dipende completamente dalle azioni di questo nano. E ah, io mi sposto verso i nani. Cioè, esatto. Mettiti dove vuoi. Lì. Tain o Nicandro. O Chris Grim. Io. Io rifaccio la sensazione di prima. Entri nella macchina, ma siamo e ti fai immergere. Ma siamo proprio. No, stavo dicendo, beh, nel senso, magari hanno. Siamo proprio sicuri che qua non c'è nessuno che va giudicato. E mi ci concentro di più. D'altra parte, poi abbiamo fatto 4. Oh, 13, 7, 20 e 6, 26. Stai cercando adesso... di autoconvincerti. È una cosa terribile. Assolutamente sì. E. Io so che Chrissy Grimm una voce ce l'ha. Prima era incazzata e adesso che lei è limpida, voglio vedere se riesco a far risuonare dentro di lei la giustizia del giudizio del crociato. E quindi con questo 26 vedo qualcosa che prima non avevo visto.
sto usando Inquisitore, sto guardando come sono vestiti, i piccoli dettagli, se c'è qualcuno che guarda qualcun altro in un certo modo. Cioè, sto guardando tutto quello che potrebbe suggerirmi una colpa grave. Dei due che stanno combattendo con Broxnar, non ti pare che ci sia nulla. Ok. Quello che però sta guidando il costrutto, ti pare che nello sguardo abbia un intento di fare finta adesso di provarci a fermarlo pacificamente e attaccare lo stesso dicendo non c'è stata altra. Io pensavo e ti pare che sia una cosa che fa spesso, cioè nel senso, è un sadico del cazzo. Esatto. Io pensavo che mi facessi la trollata e gli dicessi il nano è un chierico, quindi idolatra! quindi tutti i chierici per forza sono peccatori. Beh, è un po' quello che ha fatto la religione cristiana cattolica. Credi in Dio? No, morto. Credi in Dio? Sì. Il mio? No, morto. E alla fine... Il mio, sì. No. Ma il mio o il mio quello appena di esatto. Geo-ha o Geo-va? Il costrutto ovviamente non ha colpe. Chiaro. E... gli altri due nani non sei sicuro. Quello che di cui sei quasi sicuro è quello rosso. Ok. Che è quello che sta guidando il costrutto. Allora, questo l'ho fatto con l'azione. Col movimento invece... E Chris Green però non ti dice nulla. Non c'è più la compagna di merende. Ci sta. La devi creare tu. Infatti stavo pensando a come la... Allora... Non il primo giorno, mentre, ci fanno secoli. Certo. Mentre mi sposto in questa direzione qui, girando attorno... e entrando nella, cercando di entrare anche nella sua area visuale, intanto comunico mentalmente a Chris, vedi, si fa così, cioè sono queste le cose che si devono vedere e osservare. Ok, cominciamo a far crescere sta bambina. Broxnar. Sì, allora, ah, tu vuoi fare altro? No, okay. No, scusa, sto guardando una cosa perché mi sembra strano che lui abbia così pochi punti. Vabbè, io li devo pulire se non altro, quindi faccio tira. Boh, giusto, bravo, che è una quick action. Dimmi se, ti prego, descrivimi la tua ira fisicamente. Allora, guardo il sangue determinato dalle ferite, digrigno i denti, mi sanguinano le gengive, quindi mi esce anche sangue dalla bocca. Ve l'ho detto che è malato, guardate. E poi glielo sputo in faccia. Ai nani, ovviamente. No, ad Alphonse, a 60 metri di distanza. E allora dico, è altamente contagioso! E poi non so cosa fanno i nani. 13 a 10. Peccato, per uno... Questo qua non è per uno non è critico. Però potrei usare il mio... Posso usare il mio Rational Power, ritirare un dado di melee attack e tenermi il punteggio che mi piace di più? Sì. Proviamo. 3. 2. Niente, tengo il 10. Che cazzo! Però hai colpito. Volevi fare anche Whirlwind o... colpisco tutti e due. Ok, perché allora non fai se caso il... Non c'è il meno 4. No, non fai il danno da miss. Ah, ok. Se caso. Esatto. E quindi tira anche per il secondo. Due dadi. Minchia, 14 preso, 2. Okay. E preso. Okay. Quindi riprendi tutti e due. Sì. Quindi 4 di 10 più 6. Esatto, 1, 2, 3. Claudio, ti rubo un di 10. Scusami, tienilo direttamente. Perché tanto... Ah, giusto, bravo. Ho una domanda, Claudio. Dica. Ma i punti di ferita? Sì, io. Si calcolano. 5, 6, 11, 13. Con il modificatore del livello. Sì, con il modificatore del livello? Allora, scusami. Dimmi. Tu non hai 66 punti ferita, ne hai 90. Non puoi avere 66 punti ferita, anche perché ce li ho io. No, era quello che stavo chiedendo. Perché 7 più costituzione per 6 da 66. Ma 7 più modificatore di costituzione influenzato al livello per 6 viene da 90. E visto che avendone io 78, mi sono detto come faccio ad averne di più di un barbaro? O sto barando io? Allora, potrei aver sbagliato io quando abbiamo fatto i vostri. Io il suo l'ho fatto fare a un generatore di schede. Che però potrebbe essere giusto allora meno. Anche i nostri. Cioè, o io ne ho meno o lui ne ha di più. Poco da fare. Per me possiamo darne di più a Broxnar. Allora, io ho per riequilibrare. Io soltanto una cosa so. No, se io ho più di... in realtà io ho... Adesso, sinceramente, io ho un sacco di incantesimi e anche...
i mostri che sono basati sui punti ferita, che saranno quelli i del mostri, gioco. Ma i mostri non li creo io, sono già fatti. Appunto, ma ci avranno delle abilità alcune, se hanno meno qualche nemico, magari non questo. Facciamo una cosa, io vado a cercare. Io vado a cercare. Però io ho un sacco di abilità che conta sui punti ferita. Allora, una cosa, io vado a cercare, visto che tu giochi anche molto con noi, io adesso vado a cercare questa cosa. Quello che interessa a me è che se io ho più difese del barbaro, il barbaro ha più punti ferita di me. No, perché se io mi devo togliere 60 punti ferita. Sì, ma anch'io ne devo togliere un bel po'. Però ci sta. Nel caso, cioè, l'importante è che se lui ne ha 66, io ne devo avere 40. Se io ne ho 78, lui ne deve avere 90. Punto. No, perché quanto hai di costituzione tu? Più 4, a 18. Io ho più 3 e c'ho e sei uguale, 7 più costi. Io ho più, in realtà il paladino è più cazzuto come punti ferita del barbaro. Però io, vabbè, fra tutto, cioè nel senso... Ah no, sai perché? Perché il mio più 1, ora del quinto livello, è più 5. Il suo più 4 è del quinto livello, è del quarto livello, cioè scusa, io ho il quarto livello più 5, lui ha il quarto livello più 8. Quindi il modificatore pesa di meno man mano che vai avanti. Quindi io ne sto accumulando... Vabbè, leggiamo e vediamo come... Vado a vedere. Ok, allora, primo scusate, danno 13. Un po' di cazzo sulle regole, ma... Sei vuoi degli altri dadi da 10 al posto dei tuoi? Sì, come potete notare i miei due dadi hanno fatto entrambi uno. Davvero? Sì. Che il sacchettino dei dadi maledetti. Jacopo! Non colpisce mai, ragazzi, sono ormai entrato nella leggenda. Quindi erano 13 primo nano. Lui è Jacopo. Si ha perso i capelli. 6 e 2, 8. 8 no, 6 tu e basta. 8 e 1, 9. E 4, 13 anche il secondo tiro. Quindi, ragazzi, non cambia il dado. È la manina di Gianni che fa schifo al cazzo. Come sapete, se guardate com'è quel gioco. Esatto. Come? No, io ci credo. Perché ho anche mentalizzato il fatto che li spaccavo in due usando la mega combo. Ma in realtà non è successo. Di Gianni non ci credo. Nel tuo Gian Conscio non ci credo. Mi sa di sì. Zio porco. Ma com'è che ti era stato 18 sti strozzi? Sono i dadi dell'ultima torcia. Si vede che sono truccati. 17, 18 e 17. Perfetto. Sono morto. Mi sono dimenticato che hai fatto un danno in più a testa. Che è il primo round di escalation. E tu hai tirato il D4. Ah no, ma adesso hai colpito. Esatto. Allora. Ti colpiscono tutti e due. Che mi fanno malissimo. E sono altri 28 danni. Sì, sono quasi morto. Allora, io... tocca a me. Tocca ad Alphonse in realtà. Ma io posso usare la reaction, la quick? Non tocca a te, no. Quando tocca a te. Cazzo, che deficiente, potevo farlo il round scorso. Vabbè, ma adesso quasi giuro, faccio adesso. Alphonse si sposta qua. Vediamo se c'è l'azione extra. Ma posso cercare di non usare l'azione extra e quindi poi continuare a tirare il D4? O se devo farla per forza? No, perché scegliere di non farlo. Perché se riesco non mi serve, poi diventa di 6. E voglio esaminare attentamente i nani, anche partendo da quelli che stanno picchiando, tutta l'azione, partendo da quelli che stanno picchiando lui, a quelli che sono lì, e farmi un'idea. Cioè, sono un cantastorie, da come sono vestiti, da come si muovono, dagli sguardi, voglio provare a capire un po' le loro personalità. Ok, fai una prova di saggezza e sì, anche nobile ci sta in realtà, perché intuire che cosa gli altri vogliono ci può stare tranquillamente. Sì, nobile. Scegli. Per capire le sue intenzioni, se vogliono, se stanno tipo, sono intenzionati magari a ammazzarci tutti e prenderci gli oggetti. 20. Allora, i due davanti vedi che sono partiti sicuri di dovervi difendere e ormai non stanno nemmeno... Ma lui non è a terra, no? No, non ancora. Ok. Quindi stanno trattenendo un po' i colpi? Stanno cercando di abbatterlo senza decapitarlo. Ok. I due qui dietro si stanno proprio tenendo indietro invece perché hanno sentito le tue parole e stanno aspettando di vedere che cosa succede. Però a meno che i loro compagni non cadano, esatto. Non si avvicinano. Questo qua dietro anche tu noti che adesso sta guardando il vostro orco, aspettando solo il momento giusto, e sta già con la mano sulla leva del costrutto per riattivarlo. Ok, allora io per tutto il resto del mio round fisso il mio sguardo sul tizio, che se in caso mi guarda vede che lo sto tenendo d'occhio, come dire, ti guardo. Ok. Il costrutto, vedi che il nano abbassa la leva e il costrutto ricomincia a muoversi. Ehi! È quasi giù! E avanza e ti dice: purtroppo attacca. Ma hai tirato la leva!
Tu sarai giudicato! E il punto che si rincontro. E tocca a Tane. Ok. Allora. Non voglio che nessuno si faccia male, andatevene! Questa cosa è ambigua. Perché devo vedere come è definito il livello. Mi spiego. Lì c'è scritto più con modifier. Quando io vado a leggere modifier nel glossario in fondo, dice che modifier è il modificatore di caratteristica puro. Cioè dice che modifier è uguale allora a... allora sarà quello. Sì, ma io non so come se il livello è un valore a sé stante o influenza direttamente. Basta vedere, secondo me, come si fanno i tipo i calcoli, se ti dice più il modifier, è il livello più modifier. Abbiamo già capito, scusa. È sicuramente points are based on class, no, no, modifier and level. Basta. Sì, the level progression chart. No, la level progression chart è il per 6, per 4, per 3 a seconda di sì, che esatto. Livello 6. No, è sicuramente non c'è più il modificatore. Perché... anche perché qua c'è scritto modifier e modifier più level. Allora sono due cose diverse. Sì. Punto. E soprattutto c'è anche scritto in tutte le abilità: a volte è modificatore più livello più allora, controdifesa mentale. Io mi devo togliere qua. Mo ve li dico io, andiamo avanti. 12. Io mi devo togliere 16 punti ferite. Beh, poi li il barbaro è giusto, io invece c'ho. Arrivo subito. 78 meno 16 uguale 62. 62. E abbiamo meno di te. Che cazzo, cioè. No, adesso è un po' di più. Sì, no. Beh, diciamo il massimo totale. Dico. Allora, io invece ne ho 7 più con, che 7 è 1. Turni. Perché il livello è 4. Io mi sarei perdo parecchi. Sto dando grandi soddisfazioni. Ne ho 60. 6 per 8. Nei 16. Scusa, quanta costituzione? Nei 16 meno. È soltanto il modificatore di livello per 4. Nei 16 in meno. 4, 8, 12, 16. Basta, è finito. Sì. È quello che hai perso, eh. Ne abbiamo perso 16 entrambi. Io mi volto verso Broxnar. No, meno di due livelli fa. Ci sta, però. Mi fullo con un recovery. E ti dico... è questo il guerriero orco che mi aspettavo, non fare la femminuccia. È un recovery gratis. È il mio in posizione delle mani. Più okay. Gentile di così non riesco a essere. Il tuo recovery sono 4 di 10 più 4. Ecco. No, che saranno 4, 1. No, dai. 4, guarda, 10 più 4. L'avevo letto anch'io. Oh. 10, 27, 31. 31. Quindi vado a 41. Forse ho letto male. Grazie, però, Claudio. Dopodiché... ah, no, aspetta, aggiungi 7. 48. Che è il mio carisma. Cioè, il mio carisma che modifier. Fare. Questo vuole... next to you, with a touch. Next. Next to you, with a touch. Allora io mi sposto qui, ok? Con la... come si dice? Con la con quick... la sola posizione delle con mani. La quick, lo spinto... la riposizione delle mani, lo spinto e dico allora tirati su, tutto stronzo. Ok? E... come azione, voglio con inquisitore più carisma... fare un tiro d'autorità su tutti anche quanti su di te punti fado usi? Anche okay. Su di te, in cui dico a tutti abbassate le armi e arrestate lui, e indico il nano che ha attivato, come si dice, che ha attivato il costrutto. Lui è un sadico bastardo e vuole spargere del sangue. Vai, è un tiro di difesa mentale su quelli che vedi. Cosa? Non il costrutto, evidentemente. Ah. Ho fatto 9, 7, 16 e 7? 23. 23. Vedi che i due che sono proprio lì davanti ti guardano e ti dicono sì, ok, però lui ci sta spaccando la testa. Non lo farà, mi volto verso di lui. Non lo farà più, non adesso. Devo tirare anch'io, giustamente. No, beh, io metto la difesa 16, per cui io l'ho subita. Sì, tu fai quello che vuoi. Cioè, allora, tu l'hai subita vuol dire che tu hai subito la mia autorità come hai subito il suo charme, sì. Ma tu stai continuando a pensare con la tua di testa. Ok. Quindi... la tua autorità non è magica, però se vogliamo proprio mettere i puntini sulle i... ah, oddio, la tua autorità è qualcuno che ti dice una cosa, magari anche col tono autorevole, ma non c'è magica, la magia. La autorità è magica. Sì, ma non hai lanciato charme. Sì, ma se l'effetto di charme che diventi un tuo amico, che diventi un amico... con un tiro di autorità non puoi far diventare un tuo amico. No, e non c'è mica provato.
Ho semplicemente detto quali magari sono le squadre. Magari tergiversa un po', però sì, sì. Non c'è, no, un tu, effetto magico. Dici di cosa fa? Sì, no, di certo non c'è un effetto magico. Okay, okay, okay. Lui può pensare con la sua testa, ma io comunque sono un suo amico. Chiarissimo. Indipendentemente sì, sì, da come vero. La pensa. Vero, 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 vero. Chiarissimo. E sta Broxnar. Ah, scusa. Loro dicono, ok. Questi due cosa fanno? Questi due si guardano, si avvicinano l'un l'altro e stanno fissando il... Qui ci starebbe bene il mio il cantastore, quello di questa, Glotes. Questa come si... quella del laghetto, come si chiama? La ruota, come si chiama? No, è l'affossatoio. Gli dico, all'affossatoio! Ok. Che è proprio... Io ci provo, io provo a fare una cosa, ma sarebbe venuta meglio in Clotes, lo ammetto. Non toccherà a me. Broxnar. Vedi Broxnar, che Broxnar lui sulla difensiva. Lui è più nano degli altri. E però c'è anche questo affare grosso che sta venendo verso di te e che gli altri non sono in grado di fermare. Sì. In effetti. Vabbè, facciamo così. Ha senso. Riesco a sfondare i due nani sulla difensiva? In realtà per come funziona ci puoi passare in la mezzo. Cosa adesso che non sono ostili, mm-hmm. Ci puoi passare e basta. E allora vado dritto sul costrutto. Ci sta. Vai, carica sto costrutto. Carichiamo il costrutto. Quale dado ci sarà meno sfiga? Azzurro. Io ho appena cambiato le pile al costrutto. E sei ancora in ira? Sì. Quindi ti ricordo. Fino alla fine della battaglia. Ah, giusto, è vero. L'ira funesta. Ovviamente. 8-10. Però è preso. Però è preso. Vabbè, grazie, cazzo. Non sarà difficile da colpire, probabilmente. Gianni, devi fare un altro tiro, poi? Perché c'hai due attacchi? Dammi quei dadi. Toh. Cosa fai? Gli fai sì. La macumba? Sì. Al contrario, dici. Lo colpisci, sono 4 dadi da 10. 4 dadi da 10 più 6. Quindi tiriamo questi che non sono miei, benissimo, 5 più 2, 7 più 3, 10 più 3, 13, oh, non vado sopra il 13, no, più 6, però una più cosa, 6, 19. Però una cosa, non possono essere, questi non possono essere 6 perché noi avevamo detto che i danni delle armi, tu avevi detto me ne batto il cazzo, facciamo sì, più sì, danni delle armi degli incantesimi. Prima glieli ho aggiunti io. Ah, ok. Sì, perfetto. Sì. Qua, se questo vuoi, è il secondo dado di escalation. Più il livello. Questo è il secondo dado di escalation. Quindi sono livello più escalation 7, 2, 9, 5, 14. Il livello ce l'abbiamo aggiunto noi come house rule. Sì. Erano 19. Allora scusa, questi non sono 6, questo è più 9. Ah, è 9? Perché comunque minimo aggiungerai forza, no? Noi avevamo fatto solo l'house rule che aggiungevamo l'escalation al danno. Ah, giusto. Allora. Ok, allora 3. Ah, giusto, l'abbiamo fatto. Quello è, quello la mia prova è base di tredicesima era che tiri un dado per livello. 22. Sì. 22. Questo segnatelo che è più 9 perché sì, sì. Ah, vabbè, io avevo fatto un po' di più d'autorità. Pace, vabbè, cioè. E non c'è un attacco solo? Sì. Sempre. Tutti hanno un attacco solo. Si moltiplichi il dado. E i due nani che hanno lasciato passare Broxnar, vedi che lo lasciano passare e iniziano ad accerchiare il costrutto tenendosi il più lontani possibili perché neanche loro si fidano. E andando verso il tizio ritenuto colpevole. Stai in nani prima? Eh sì. E questi due pure si avvicinano al colpevole e dicono: non vorremmo doverti sfondare la testa e sappiamo che cosa fai in genere. Dato che abbiamo capito che quello non è un pericolo, ferma quell'affare perché sennò ti dobbiamo sfasciare noi. Senza infamia e senza lode. Magari ce la fa. Senza infamia e senza lode, lui li guarda e fa: se pensate che quell'affare possa essere fermato da un bruto come quell'orco, siete veramente idioti. Più di quanto pensavo foste idioti. E tocca ad Alphonse. Qua provo a prendermi l'azione extra. Yes. E non la prendo, no, perché è il terzo. No, questo adesso inizia il terzo. Questo è il terzo, quindi era 3, quindi... Io voglio avvicinarmi qua. E voglio fare una cosa che io Robè non sono capace a fare, quindi la lasceremo all'immaginazione come è bello in D&D e in tutti in tredicesima era in questo caso. Voglio provare a fare, sai quella cosa che fanno i finti veggenti
che prendendo una tra il pubblico iniziano a dire cose talmente generali, ah, certo, che però si applicano a ogni situazione. E io voglio farlo dicendo: non avete notato recentemente al villaggio che stanno accadendo cose strane, cose, alcune persone spariscono, cercando di rimanere nel generale possibile, cercando di dire, di far cadere tutte le colpe di quello che accade al villaggio, quando quella ragazza il tempone è peggiorato, si è fatta, il tempo si è fatta male alle mani con le piaghe, perché avevo visto tipo qua che c'è una che sta pulendo. Ci sta canta storie con intelligenza per andare a pensare alle cose generiche abbastanza da, e voglio provare a infossarli così, cercando di convincerli. Prendo tutto il round. Intelligenza 6, 14, 19. Ok. Vedi che anche questi e continua, io parlo per tutto il round. Ok. Anche quelli che si stanno tenendo lontani dal costrutto comunque sono sempre più convinti ad andare verso di lui. E tocca al costrutto però nel frattempo. Aiuto. Io sarei un attimo forte. Ha un'ascia. Come la tua. Ah, aspetta, è come... No, aspetto. Dopo. La alza. Non voglio dare spell. Parte sciamma. E la abbassa con molta violenza. Aiuto. Prende la 22. Sì, l'ha preso, direi, altro che. Sono 21 danni. Porca troia. Ah, ho preso due volte un fit, pensando di fosse un danno. E quando estrae l'ascia dalla ferita che ti lascia, che è molto profonda, senti che sta sgorgando molto più sangue di quanto tu pensassi. Dai prossimi round sono 10 danni, anche round, se non ti prende. Fino a questo round. Fino a quando mi viene guarito, vero? Esatto. Ok, tocca a me. E tocca a Tain. Io mi avvicino. Vedi saettare di fianco al tuo, ai tuoi occhi Chrissegreen, che si sta alzando per colpire il costrutto, ma soltanto la sua presenza ti chiude le ferite. Secondo Lay on the Hands, okay, ti puoi usare un altro recovery e non hai il danno continuativo. Ok. Perché Chrissegreen adesso però è influenzata, vive della mia energia sacra. 4, allora, 3, 7, 3, 10, 18, 18 più 4, 22. Ok. Con la mia... Sono i danni che ti ha fatto lui adesso. Esatto. Sì. Ah, no, più 7. No. 22 più 7, Carento, 29. Sai. Quindi vado a 56. Guarisce il paladino. Molto bravo. Cioè, nel senso, no, ha finito, Per tutto, fino a che... Aspetta, però. Qual è l'escalation? Adesso 4. Siamo a... 3. Perché sono 3 primi. 3? E allora non l'ho usato. Ok. Nice. Allora... Cioè, tiri un dado da 6 per escalation solo una volta? No, io praticamente quando uso le azioni. È come cazzo si chiama? È un. Dove sei? Adventurer. Anti-Sun. Praticamente è un dominio del chierico che ho preso io. Quando utilizzi le capacità di classe, tiri. Se è sotto le. Se è pari o sotto l'escalation, non hai usato l'eventuale slot di capacità di classe che avresti. E la puoi usare quante volte vuoi? La usi ogni volta che usi una. Quindi quando arrivi al sesto di escalation on die, tu puoi spammare. Al sesto round tu puoi spammare tutte le abilità senza consumarle. Non ci sono mai. Non ci siamo mai arrivati. Però teoricamente sì. Le ho tendenzialmente sempre consumate, però. Detto questo, come ho detto, continuo e lo attacco. Io devo scegliere un fit. Anche perché mi sembra che questo picchi. Sì, picchia. Energia magica, non so se funziona, però non vedo perché no, è un nemico. Punire. A proposito. Yes. 9 più 10. 19. Preso. Ok. Più 3. Giusto. 1. Ho bisogno di un altro di 8. Questi mi dici che tirano basso? Io ci provo lo stesso. No, tirano basso se tira lui. No, hai detto che... Aspetta, vediamo. 5, 6, 3, 5. Dai, poteva andare peggio. 16, 19, 3, 21. No, 19, 22. 22 più 12. Ah, aspetta. Più 12. Più un di 12. Che è punire il mare. Prego. Punire il mare. No, punire. È punire in generale. Di 12. Vediamo cosa fa questo di 12. Quello che vuoi. Cazzo mio, si è perso. Chissà dove è andato. Questo mi piace. 10.
Quindi? 29, 39. 39. Ah, come regia la Crisi nella mia mano adesso che non fa più che cazzo che vuole. Broxnar. Tieni Gianni. Perché ci credo talmente tanto io che anche il tuo non crederci inconscio. E grido. Non agitarli troppo. E grido. Fermate questo affare, non voglio danneggiare un bene del vostro paese. Ah, proprio così. Fai anche il filantropo. Perché questo 20. Qua... Oh! Almeno uno. Vabbè, ne erano 4. Doppio danno. È critico però. È critico. Sì. Okay. Vedi che hai fatto il critico anche senza far l'11. Ci hai provato a fregarmi con l'altro dado. E invece... Ma io ne so di più di te. La Madonna, 9, 10, 7 e... so che non sono... Ci sono 29 per 2,58. Aspetta, solo di dado. Aspetta, solo di dado. Solo di dado. 58. Aspetta. Beh, mica molto, mica solo di dadi, mica quinta. 58. Allora, aspetta, allora, 20, 29 sì. Più 3, 32. Più 9. Più 9. 41, 82 dadi. Prego. Prego Gianni. Quando vuoi, È la massima, cioè non la lo massima, fermerà mai sbram. È la massima espressione della mia partita. Basta, adesso prendo un profilo basso e no, basta che mi ridai i dadi. No, adesso... Se io non agisco posso darti il mio potere. È un'abilità del bardo, c'è scritta qui. Sei mio amico, no? Sì, sì. Gli alleati entro 3 metri da Roberto. Proprio Roberto, esatto. Tirano, fanno un tiro decente. Su quando devo fare bella figura io? Perché in questo caso io proseguo. Vedi che lui è sbiancato, esatto. Completamente. Io proseguo in questo. Io dico solo quando il tizio cade faccio ups. Io proseguo verso di lui, rinfoderando Chris Grimm. Lo guardo, guardo i suoi amici nani e gli dico: bene, la tua iniziativa, oltre che inutile, è stata molto dannosa per te. Adesso tu devi essere giudicato dai tuoi pari. Mi rivolto verso di lui, torno indietro da Broxnar. Io respiro col fiatone, proprio... Mi avvicino fino al suo orecchio, come se stessi appoggiando una mano sulla spalla, e gli dico: adesso non devi neanche ammazzarli tu. Li puoi guardare mentre scuoiano un loro amico. Non pensa che mettiamo piace. Una gran cosa per convincerlo questa, sai? Penso invece di sì. Non credo proprio. Penso che essendo un cacciatore di nani lui li voglia uccidere personalmente. Io questa cosa gliela dico. Se io voglio scalpo di barba di quello morto. Si può fare. Vedi che lui li guarda un attimo, ormai sono tutti si intorno fare, a lui. Si può fare. E urla no! L'affossatoio no! E cerca di scappare. Fallendo miseramente, con le sue inutili gambettine cortine, due di disegno prive di ginocchi, non ce li ha dalla nascita, esatto. Sono rigide. E riceve 4 martellate in testa che lo stendono. Si girano verso di voi e dicono: ci dispiace per quanto accaduto, avevamo frainteso le vostre intenzioni. Non vi preoccupate, siamo tutti amici qui. Prendo il coso, passo sulla faccia, faccio fuing, però il suono è abbastanza melodioso e armonioso e va in giro e lancio il nomicatissimo Wild Heal. Due alleati, adesso loro sono considerati miei alleati. Sì, sì. Beh, sei tu che consideri chi è ferito. I due, perché sono scelti a caso. I due e Broxnar. Broxnar, quindi facciamo 3 e Broxnar, 2, uno dei nani giallo pari e l'altro pari dispari. Lui ok, pari i due nani, perfetto. Quello che volevo in realtà. E possono usare un recovery per curarsi. Non hanno recovery, quindi tireranno 2 dadi da 10 a caso. E le ferite piano piano si rimarginano, vibrano e fanno e si rimane. Grazie mille, ci dispiace molto di aver frainteso quello che stavate dicendo, anzi non ho ancora capito che cosa steste cercando di dirci, se possiamo dirlo veramente neanche noi bene. Beh, però. La vedetela così,
Purtroppo ci sono dei danni a una vostra proprietà. Da un altro punto di vista è un piccolo prezzo da pagare per aver trovato qualcuno che stava distruggendo il tessuto sociale di questo paese con la sua... Lo guardo proprio sprezzante, con la sua perversa mania per il sadismo. E scuoto la testa come dire, ma queste persone veramente non le capisco. Intanto le voci nelle teste blu, sì. Le voci della testa dicono: ho mancato lo screen dell'anno nella preview della diretta Facebook, mi dava due cinesi che si tagliavano i capelli con un'ascia e non capivo questa decisione improvvisa di Claudio. Ce lo dovrei spiegare, e gli risponderò per forza: no, non ho idea perché non ho messo asce da nessuna parte. Se Andrea, non ce lo dovrai spiegare. Esatto, e non servono soprattutto. No, vabbè, io vado a prendermi la mia ricompensa, scusate. È uso fra... parlo con i nani. È uso fra le tribù orchesche che per un tentato omicidio la pena commisurata sia lo scalpo. Conosciamo bene il loro modo di fare. Potrebbe, se lui ha detto di non voler essere castigato all'affossatoio, questa potrebbe essere una pena con natura sufficientemente equilibrata. Mettiamola in questi termini. Dato il fraintendimento che c'è stato, ci sembra il minimo che anche l'orco abbia la sua parte. Io intanto provo a fare la canzone. Che confusione. Gli prendo la faccia. Sarà perché scalpiamo. Gli strappo un pezzo di faccia insieme alla barba. Ah, quello è lo scalpo nanico, è vero, la barba. Giusto. È chiaro. È caro. Gli altri nani fanno... No, gli altri nani sono proprio girati dall'altra parte, okay. Non vogliono vedere. Perché è un po' come quando vedi video del tizio sullo skate che prende sulle palle dirette e fai tipo... Ah! I nani hanno fatto la stessa cosa ora. Lo metto in una borsa che ho attaccato alla vita. Dove vedete c'è un altro ammonticchiarsi di peli, per cui è facile che chiaramente che sia una... ci siano altri pezzi di barba. Se il vostro scopo era fermarvi nel villaggio, non sono così sicuro che possa essere un'ottima idea in questo momento. Io sono sempre esterrefatto dalla saggezza dei nani. Se invece mi sembra un'ottima idea. Fosse passare oltre, potremmo consigliarvi un ottimo sentiero che costeggia questa foresta e si allontana andando verso sud. Brox, che ne pensi, amico mio? Mi sembra un'ottima idea. Chissà quanti altri nani da cui potrei prendere lo scalpo ci saranno sul sentiero. I vostri consigli sono molto ben accetti. Potreste persino incontrare dei banditi. Lì nani. Avrete libertà di fare quello che volete. Tutto quello che vuoi. Tutto? Tutto. Prendiamo sentiero. È una domanda che potrebbe sembrare... E' inquietante dopo che tu abbia preso lo scalpo dalla barba di un nano che ti sei eccitato al fatto di tutto. Quale può essere di più? Io non me lo chiedo. No, Alfonso lo chiede perché è uno che gli piace conoscere, no? E un po' rimane così. Mi rendo conto che questa domanda possa sembrare strana, ma... assecondatemi. In che anno siamo? Del calendario nanico o del calendario imperiale? Indifferente, riconosco entrambi. Beh, imperiale per me, grazie. Agitato, non mescolato. Imperiale per me, grazie. Imperiale per me, macchiato freddo, grazie. Con due cubetti di ghiaccio, sì. È il 1136. E noi eravamo nel? 1470 qualcosa. Due. Beh, coglioni. Ok, e io adesso vado 21. In full bardo mode. Ok. Aia. E ripercorro con il pensiero tutti gli eventi che io so che hanno delle date specifiche perché sono stati importantissimi nella storia. Invece quello il più vicino a questo. Invece col 21 che ho tirato, cioè col 21 ho tirato 7 più 7 più 7 fa 21. Perché no, aspetta, non è più 7, è intelligenza questo. 7 più 5 più 7 fa 19. In questo periodo, che io sappia, dato che avrò sicuramente studiata questo genere di storia, Nicandro
in quest'anno aveva più o meno la mia età. Quest'anno non si, dato che Nicandro non si sa esattamente da dove arrivasse e cosa avesse fatto prima di un certo periodo. Ok, prima di un certo periodo. Prima di quest'anno non si sa niente di Nicandro. Si sa qualcosa di Nicandro. Mi basta. Dall'anno successivo. Mi basta. Va bene. Io invece voglio sapere eventi storici importanti. Ma che bel da giro ha preso questo personaggio. Sono molto contento. Eventi storici importanti di quest'anno. No, da quest'anno, tipo nei prossimi anni. Cioè, non so, hai detto quando è che è stato il cataclisma. Allora, no, quasi c'è un anno? Quest'anno, sì, lo sai perfettamente. Che è il... è tra due mesi. Ok. Adesso che sai un che momento è, di silenzio. Che è luglio 1136, sai che tra due mesi ci sarà il cataclisma. In questi due mesi cosa è successo? Qualcosa di importante a livello storico? È continuata la guerra tra Arcimago e Imperatore. E quindi è in voga al momento la guerra? Sì, è in voga. È in atto. È in atto da un po', è in voga. Sì, la guerra! alcuni lo sapranno, certo. Lo faranno, no? Tipo tutti i Tain delle notte 90. Evviva! Peraltro, quest'anno è stato l'anno con l'estate più calda degli ultimi anni. E questa cosa succede per tutti gli anni, tu lo sai da bardo. Esatto. Questa cosa succede ogni anno. Per tutti gli anni che seguono, da adesso in poi fino al presente, è sempre stata l'estate più calda. Esatto, è sempre più caldo ogni anno che passa. Due mesi al cataclisma. Altre cose che sono successe, appunto, durante la guerra ci sono stati altri eventi che hanno coinvolto altre icone, non solo l'arcimago e l'imperatore. In particolare c'è stato una diaspora tra la regina degli elfi e l'alto druido. In questo preciso momento la cosa particolare è che del Lich King non si sa nulla. Non era ancora comparso nella storia. No, era già comparso. È scomparso per un lasso di tempo. In questo momento nessuno sa che cosa abbia fatto, dove sia, perché non ci sono tracce scritte, narrate, disegnate di questo. Ok, e quando è che i nani più o meno di quando è la follia di rintanarsi sotto per sfuggire all'inondazione? Quando hanno ripristinato l'economia del carbone e rialzato i dazi. Sì, probabilmente sì. No? Sì, sì. Giusto? Mi ricordo di qualcosa di simile. C'era... Lasciatemi bardizzare! Appena, c'era uno con... appena dopo il cataclisma. Una crocchia. Sì, era una strana capigliatura. Hanno costruito un muro. Sì, esatto. Aveva un cappello fatto tra loro i nani. Era un nano gnomo, aveva un cappello fatto di carota, esatto. Era particolare. E il cataclisma ha affossato il continente, anche quello dei nani. Quindi sono già in lavorazione i tunnel? Sì, perché avendo subodorato la gravità della guerra tra Arcimago e Imperatore, hanno pensato di prevenire scavando sottoterra. I nani fino a tempi relativamente recenti sono stati una razza di superficie, non sono mai stati. Sto una facendo razza... i bunker antiatomici per adesso. Sì, praticamente okay. Sì. Io guardo te e li faccio con le dita. Due mesi. Faccio tipo due e il simbolo che usiamo noi, tipo per dire mesi. È il famoso simbolo dei mesi. Beh, quando sei in avventiero ci sarà il coso così che sarà per dire un giorno. Ah, e sì. Poi fai tipo che fai così con la mano aperta. Infermo il mese. Infermo ai tempi del silenzioso trovo. L'altro ieri, quel tardo pomeriggio d'aprile, stavamo andando in quella direzione per fare queste... tutto questo in due segni. Un segno per fare giorno, settimana, mese, anno, ci sarà, lo farai. O almeno l'ho fatto io, l'ho inventato per il nostro gruppo perché è fissato. Questo è anche plausibile. Molto plausibile. È tipo la cosa del sole, quindi l'arco, ma con la mano intera. Che se lo fai con due mani di poca onda. Esatto. Sì. Come il saluto di poca onda. Se lo fai con due mani... è l'anno. O un balletto della cuccarina. Esatto, questa è la stessa cosa. Ma visto che siamo nel passato, non c'è ancora la cuccarina. E io penso a sti cazzi, due mesi. Sti cazzi? Sì, sti cazzi è una tipica espressione. È incrociato. Sì, sì, certo. Okay. Due mesi. Noi trascineremmo dentro... una mano? No, non c'è problema, grazie. D'accordo. Siamo a posto così. Il sentiero è di là, il giusto? Il sentiero è da quella parte. Perfetto. Noi allunghiamo il passo. Gentilissimi. Arrivederci, speriamo di non incontrarci mai più. Salve, nessun problema. Non sei male comunque. È importante che tu tenga duro. E lo faccio dando i due pacchi forti sulla spalla.
e ti do 9 punti ferita temporanei. Io comunque passando, questi li devi aggiungere perché poi se ti curi. Io comunque passando, non che sia importante o rilevante per il gioco, però passando io ho fatto 22 per capire se ci sono altre cose da raddrizzare qui. Perché chissà, se tu continui a fare tiri prima che te li chieda il master, giochi te, fai tiri così. Beh, ma perché io non dico, cioè, certo, cioè, anche se mi vanno male io dico lo stesso, per me l'importante, e sai perché? Perché sarebbe come osservare che è una cosa passiva per metà, io tengo sempre... Mi sembra molto onanismo, solo questo, non c'è niente in contrario. Ah, no, mi sembra qualcosa di autoerotico, farsi tiri da solo, per darsi delle risposte da solo. Beh, perché è un, come si dice, è un invasato religioso, certo che è onanistico. Scusate per tutti gli invasati religiosi che ci ascoltano, però... quindi niente, io... Non so quanti ce ne sono. Mi guardo... Ce ne sono, ce ne sono, sicuramente ce ne sono. Certamente. Che noi siamo anche un cult. No, non lo siamo, non è vero. Siamo un cult. Siamo un cult. Siamo facce da cult. Vaffanculto, esatto. Tante sì. Facce da cult. Sì, sì, dovremmo essere mandati a fanculto. Allora, niente, quindi questo 22 per vedere se per caso c'è qualcuno che poi è meglio impiccare, però per adesso... Che bello, passo. Gigante di ghiaccio. E... no, non ti sembra che ci siano... particolari colpevoli a vista, sì, magari sì, chiusi in casa. Dentro di me penso che non ho mai risolto una situazione così bene. Ho fatto... cioè... Non è morto nessuno. Chris Grimm ha fatto la brava. Tutti si sono salvati. A un colpevole è stato fatto lo scalpo. Verrà probabilmente ostracizzato da tutti perché adesso non ha più la barba che ricresce. E per i nani è una cosa tremenda. Veramente per i fan di World of Warcraft, oh, questo è chiaramente un troll. Ed è chiaramente uscito da Zul'Gurub o Azulaman. Ma per i fan, per i fan di World of Warcraft. Roberto ha detto una brutta parola. Per ma per i fan di Blood Rage, questo è il troll, esatto. È il mio preferito in no assoluto. Perché, vesti, perché lì in Zulama e Zul'Gurub in tutta l'ambientazione sono tutti con gli sciamani, con gli amuleti, le cose un po' tipo sì. Maya, Inca, quelle cose lì. Gigante di ghiaccio, gigante di fuoco. Questo è che bello. La Madonna, il verme purpureo schifoso, serpente marino, che sembra un po' un drago cinese, è un verme purpureo. No, è un serpente marino. È un guarda, c'è scritto verme purpura. È mia la miniatura. 23. Serpente marino. Che è il numero del ristorante cinese per il verme purpura alla piastra. Ah, ok. Un numero 23. È vero. Tu dici il numero 23, chiama e vedi che è il verme purpura alla piastra. 23. Allora, noi usciamo dal villaggio. Ristorante elfico. Certo, assolutamente sì. Noi... 24 le codine. 42. 42 le codine di coboldo. E mentre usciamo dal villaggio, io mi volto verso Alphonse e gli chiedo: d'accordo, ma Fitz, se è veramente un dio del tempo, ci raggiungerà. Ah, giusto, aspetta. Mi volto. Mancano due signori. Mesi, quindi abbiamo due mesi. Sì, sì, io ho letto la pergamena. Appunto, Fizz potrebbe esserci utile. Avete per caso visto un halfling più o meno alto così, vestito in questo modo, faccia un po' stralunata, ogni tanto evoca fulmini? Abbiamo visto molti halfling in realtà. C'è un accampamento qui vicino. Sono tutti abbastanza bizzarri, quindi non saprei dire... Potrebbe essere lì. Beh, sì. quella direzione? Verso il sentiero, sì, sempre. Sì, proseguendo lungo il sentiero, ma dovrete deviare più o meno a mezza giornata di viaggio quando arrivate vicino alla roccia della clessidra. Pace, tanto della clessidra. Beh, sarà una roccia a forma di clessidra. Sì. La roccia della clessidra. Grazie! Grazie, Sarve, sei molto cortese. Sempre contenti. Sempre fedeli. Tu non l'hai letta bene la nota. Vuol dire che il nostro tempo qua è limitato. Ti preoccupa, cioè tu sei no, questo mi fa pensare ancora di meno alla tua teoria. No, quella che tu sei Nicandro. Io sono Nicandro. Sì, ma quindi vuol dire che tra due mesi sparisce di nuovo Nicandro? Dipende quanto è stato importante nel periodo in cui c'è stato. Tra due mesi c'è il cataclisma, ma voi avete sei mesi di tempo. Ok, quindi tra sei mesi sparisce Nicandro. Non hai detto che moriva in vecchiaia felice sulle colline della Papuasia? Sì. Nel futuro, quindi. Io te l'ho detto che lo stiamo cambiando il futuro. E proseguo. Ma noi torneremo tra poco. E che problema c'è? Quindi non potrà mai esserci Nicandro che va a vivere nelle colline della Papuasia? No, quello. Io sono Nicandro, non c'è più quel Nicandro. Vedi? L'arte di una persona che segue il crociato. Quindi hai preso solo il suo nome. Non sei tu veramente. È molto diverso. E la conversazione sfuma. Allora, no, io la chiudo dicendo che sei convinto tu. E su questo convinto tu, vi convinciamo anche noi che è la fine di Fumble. Che bello! L'integralista
religioso che è capace di non farsi domande e non usare la logica dicendo ovviamente, ovviamente davanti a argomenti logici. È bellissimo, ti alleggerisce proprio le spalle in una maniera. Ma come un etrino? Quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble più uno, in realtà non stasera perché non c'era manto. N uguale ma diverso. Fumble meno capelli e più sfiga coi dadi, tranne quando ci metto la mano io. Ma guarda che una manto, forte dose in meno di follia. Manto, quindi, tira un dado da 20. Manto, adesso che non serve farai 20. 18. A meno sfiga con i dadi solo perché ne tira di meno. Quando adesso che non conta uguale ne tira. Cosa? Un altro da 20. 15. Vedi? Manto usa il generatore di dadi e quando è qua tipo Clotes ha fatto 14. Però il generatore di dadi non gli porta sfiga. No, però perché non li tira. Dovremmo provare con Gianni a usare il generatore di dadi. Okay. No, ma lui ti servirebbe probabilmente un generatore di dadi, nel senso che la stampante 3D, te li stampi, taroccati e appesantiti e funzionerebbero male. Sì, c'è un video di 19 minuti di un tizio che parla di dadi 3D, tra l'altro è interessante. Lo trovate sulla pagina Facebook. È un grande intrattenitore il tizio. Di Fumble GDR, dove potete anche mettere like, potete condividere il video così lo vedono anche gli altri vostri amici che non ci conoscono, male per loro. Così gli fate vedere qual è la vostra droga. Male. Quello che pensano male. Gli altri che io faccia, quello che pensa che mia madre faccia è quello che noi facciamo, è Fumble. Passatelo anche ai vostri genitori, così per una volta non vi chiederanno chi ha vinto. Esatto. Anche se ho chiaramente vinto io oggi. Certo. Altra ho vinto cosa, l'agonismo. Altra cosa che potete fare è andare su Spreaker e lasciare dei commenti, oppure potete andare meglio ancora su iTunes a lasciare una recensione e una votazione a 5 dadi ira di Gianni, cioè 5 1 1 1 1, con 5 dadi da 100, quelli che ci interessano, con 5 dadi da 100 ha fatto no. 5 e andate su qwerty.it/associati, potete diventare soci, potete donarci una quantità generica di denaro, se siete già soci è ancora più divertente per esatto. noi. Sono socio, scusate. Oppure su fumblegdr.it dove tira un dado, vediti da solo. Potete lasciare delle donazioni oppure potete andare nello shop e comprare ciò che trovate nello shop. Esatto. Se comprate i manuali di Urban Heroes usate il codice Fumble Now. Fumble Now. Esatto. Presto usciranno i miei dadi con solo uno sulle facce. Su tutte le sì, facce. Certo. 21. Bello. Utile. Beh, potrebbe è il dado funzionare. Perfetto per Fumble. Vero, potrebbe essere esatto. La mascotte. Settimana prossima dovremmo... Ecco, dimmelo, perché sai che io sono sempre aggiornatissimo ai nostri programmi. Settimana prossima non potremmo, ma è ancora da stabilire al 100%, sì? Però potrebbe non andare in onda il venerdì sera, Fumble. Ok. Ah, sì, giusto. E fare la puntata il sabato con Journey to Ragnarok. Ciumbia, vero. Journey to Ragnarok. Il mod di quinta edizione è molto bello, tutta ambientazione vichinga. Posso fare lo scald. Anche quello è su Kickstarter, adesso. Sì. Metteremo hanno link. Già raggiunto. Già strafondato. Esatto. Strafondato. E lo scald. È veramente. Lo l'abbiamo visto al play. Abbiamo visto al play delle pagine in anteprima. Veramente bello. Immaginato bene. I disegni sono fantastici. Volevo rispondere a Claudio. Il mio approccio al gioco di ruolo è come quello dei giochi da tavolo. Sì. Io, visto che ne stiamo provando tanti, io voglio provare il bardo, perché è stata sempre una delle classi più bistrattate in tutte le edizioni dei giochi di ruolo, per vedere quale al momento incarna meglio l'essenza del bardo. Ah. E per il momento sono Clotes quinta edizione pari merito. Certo. Suca, tredicesima era. No, sì, c'ha troppi pochi incantesimi, troppe poche varianti e soprattutto tipo di terzo livello c'ha 5 incantesimi di cui 4 sono di danno. Sì, sì, no, non puoi fare... Clotes va all'estremo dall'altra parte. La quinta invece, dandoti delle regole fisse, riesce a incarnarlo molto bene. Vedremo com'è lo Skald. Io sono molto curioso invece di fare il Rune Master. Poi è una classe fatta apposta per... Se alcuni sono proprio uguali, certo, faccio certo. Altro. Va bene, si vedrà. D'accordo. Seguiteci su Facebook o su Twitter per sapere esattamente quando e di cosa andremo in onda, perché l'unico modo per essere sicuri è quello. Seguiteci su. E tra l'altro, a vantaggio di Gianni, in questo mod non si tirano i dadi. Non è vero. No. Mi dispiace, non è vero. Il Rune Master però per le rune potrebbe usare o i dadi o le rune se le possiede. Io le possiedo.
Sì, grande, figo. No, ma io ho già prenotato un luogo dove c'è una cascata, adesso vado là direttamente. Mi ho visto in ginocchio, su Amazon, su Amazon fino a vendono le taniche da 10 litri dell'acqua di Lourdes. Ah, ok. Se non l'avete visto ci i dati, e non vi interessano un po' di blasfemia, andate a leggervi i commenti. Perché i commenti al tanicone da 10 litri dell'acqua di Lourdes non sono offensivi, ma alcuni sono veramente geniali. Andatevi a leggere. Molto bene. Se non sono offensivi, vedremo. Non dipende dalla tua sensibilità. Esatto, sono offensivi per chi? Esatto. Ah, okay. Bisogna vedere. Noi c'è gente sentiamo... che dice i risultati di averci fatto il bagno, quindi... Noi ci sentiamo settimana prossima, in un modo o nell'altro, un giorno o quello dopo, esatto. Sempre con Fumble, sempre con dei dadi da 20. Fumble esatto. Now! Fumble! Buonanotte! Ciao! Kickstarter! Frasi a caso, esatto. Gettateli così. Gettateli. Esatto. E ricordatevi che Facebook va.